Oh, amici sportivi, da Alan Tricoli e Alessandro siamo qui a Dallas, Texas, per una nuova puntata della Ribera Championship Wrestling. E entra The Psycho Killer, The Black Heart, Tommaso Ciampa, l'uomo che ha perso il titolo intercontinentale. Ricordiamo che c'è più di un anno che aveva il titolo, quindi da molto molto tempo. Eh sì, è stato il campione più longevo della sera della Rivera Championship Wrestling, ha fatto un grandissimo regno e l'ha perso ingiustamente, a mio parere, contro un Elias debuttante. E comunque Elias era debuttante, però la prestazione l'ha fatta, cioè comunque se lo meritava per quello che ha dimostrato in quel match. Ma infatti se la meritava assolutamente, io l'avrei fatto debuttare e avrei fatto un match, diciamo, normale, senza che Ciampa era stremato, infortunato al centro del ring, poverino. Non è stato molto corretto questa scelta da parte del general manager, secondo me, poi non lo so. Beh, ma sappiamo che Capricorn comunque non è nuovo a questo tipo di scelte un po' così, però è lui che controlla tutto. Infatti, se non, ciao, se parliamo ci rapina e ci ruba tutto, no, scherzo, no, Vabbè, lo conosciamo e sappiamo che è una brava persona, comunque. Infatti, quindi Tommaso Ciampa non si vede da settimane, si riscatterà questa sera, ma contro chi? La domanda è contro chi però? Addirittura, Ma io penso magari Buddy Murphy, dato che. subito Buddy Murphy, però non sarà titolato il match, vediamo. Vediamo chi sarà il suo avversario. Addirittura Ten! Oh, Ten! Dillinger. Ritorna Ty Dillinger! Dopo anni! Non ci Dopo credo! tantissimo tempo, ci sono rimasto un po' male, sai, perché li aspettavo tutti, ma il ritorno di Ty Dillinger non me l'aspettavo. Infatti, oddio, sembra in formissima! Sì, la folla è La folla non ce la fa più, è veramente ubriaca, ecco, diciamo così, fuori di testa. Diciamo Mamma mia. che Ty Dillinger è un grande atleta, poi ultimamente ha fatto molto bene, quindi secondo me questo match si prospetta abbastanza emozionante. Vediamo che ci darà. Sto match si. Fuoco e fiamme tra questi due atleti fenomenali, cavolo, vedremo. Vedremo appunto, da una parte il Perfect Ten e dall'altra il Black Heart, mamma mia. Vediamo come si comporteranno, ma penso comunque sarà Ti ricordiamo che un Tommaso Ciampa fa parte di DIY con Johnny Gargano e avrà l'opportunità titolata contro i War Raiders, i nuovi campioni di coppia dell'FCW, ricordiamolo. è tanto, eh. Poi War Raiders è un gran bel team, faranno difficoltà. E infatti, Tommaso Ciampa, Ty Dillinger, si può partire! Subito a fare il numero Subito! Ten, 10. ten, ten, ten! Numero 10 di Ty Dillinger. Ciampa dice, vieni, io sono qua. Addirittura! Qua la capriola davanti, Gli fa la proprio in capriola testa a davanti. Ciampa lui. dice, come on, voglio riscattarmi. Dice subito, Subito con elbow il smash di Ty Dillinger. elbow smash. Di Poi nuovo con la vediamo, top Ciampa! face Gutulain lock. Si choke! parte con una sottomissione, Gutulain una choke! Gutulain choke. Ciampa Si debutta impazzisce! direttamente. E subito impazzisce, manco il tempo di iniziare il match che già ha perso la pazienza. Ciampa. Infatti, Ciampa vuoto! Il mosso di Ciampa, Irish Harry Whip con le Whip! corde, drop down, Ducking! leapfrog E tilt a e wheel Titan backbreaker! Leap. Qua rialza ancora Ciampa. Qua ancora Ty Dillinger, fa vedere Ancora che per adesso chop, chop, ancora punch, e lui snap, si stanno scambi, scambiando. Ancora esatto. scambi. Ancora elbow e Oh, the power un fist drop. fist drop. Bella questa combinazione. Sì, Tenta lo infatti. schienamento, Ma mi sbaglio, uno, poi ci sono dei contropiede. disturbi, eh? Che cazzo sta succedendo Dei in arena? disturbi. Forse Capricorn sta architettando qualcosa che noi non Boh, sappiamo, dobbiamo non, sì, oddio! Ho lanciato il martello subito intanto! lancia fuori.
psicopatico. Ce l'ha un po' con Ciampa Capricorn, eh? Ma Ciampa dice non me ne frega niente, è il psycho killer. Proviamo. Oh, small package, small package, ruba la vittoria, ruba la vittoria, ruba la vittoria, no! Conto di uno. Conto di uno. Andiamo Ciampa. Andiamo qua, di caccia era facile, da terra. Un po' scorretto però. Arbitro, dai, richiamalo! Mossa regolare. Sul naso, sull'occhio. Qua i due prese di forza, la vince Dillinger, ancora Rishuip. Vai Tai! Dropkick! Dropkick! Un bellissimo dropkick qua da parte di Dillinger. Lo stomp! Lo stomp nello stomaco e... Dropkick a vuoto! Che non va a segno, Ciampa riesce a schivare a fine in tempo, va contro lo stomp. Un big boot! Oh my god, gli ha staccato la testa! Gli ha staccato la testa, osso del collo! Un big boot spettacolare, no. Niente da fare. Che facciamo? Che cazzo? Batte la testa sul tappeto dell'arsidabile. My god. Ancora. Poi vediamo. Ciampa! Perde lo backbreaker! Backbreaker! Che gliela restituisce! Ancora! Ciampa! Snap German! Bro break! Bro break! Tocca le corde! Tocca le corde! Qua per adesso Ciampa ha recuperato terreno. Sì, ha recuperato terreno. Ty Dillinger però non ha lì a curare le biciclette. Vediamo cosa farà. Vediamo Ciampa. Un neck breaker. Bellissimo questo neck breaker in corsa. Sì, infatti. One. Uno. Two. Solo due. Abbiamo messo il Ciampa. Ciampa dalla seconda corda. Sbaglia la ginocchiata. Dillinger non è lì a curare le biciclette. Inverte diti. Diti. Poi lo gira e tenterà un... E glielo ridà, gli ridà il Max Slam. Glielo ridà addirittura. Ty Dillinger ritorna dopo anni e sta facendo la prestazione della vita. Se potrebbe vincere, io gli darei un'opportunità per il titolo. Intercontinentale, Black Suplex. Se batte il miglior campione intercontinentale della storia, vedremo. Ricordiamo che Buddy Murphy ha battuto Oni Lorcan e Elias in un Gauntlet match la settimana scorsa. Che non è da poco, perché Elias... è in un periodo di forma direi quasi eccellente. Eccellente, vabbè, poi infatti Star Destroyer non è facile da battere. Sì, sono stati veramente tre avversari fantastici. Intanto Ciampa qua una Power Black Power on the Samarchi. One, two, due. My god! Madonna, qua veramente Ciampa sta a portarsi a casa una vittoria con una manovra che tra l'altro finiva con questa manovra lui di solito. Ciampa! Perché sei scorretto? Perché sei scorretto? Ciampa! Ciampa! I'd crush your neckbreaker! One! Two! Ciampa! Ciampa ha messo a segno due delle sue mosse più storiche e definitive della sua carriera, ma non ha chiuso. Non ha chiuso. Ty ha rischiato. Ty, stai attento. Giochi qua, Ty Dillinger. Ty deve fare attenzione perché Ciampa è un pazzo e se ne approfitta subito, è una minima occasione sempre pericolosa. Infatti, shot on crossline! Ty Dillinger! Ty Dillinger! No, se lo toglie! No, si toglie la ginocchiera! Si toglie la ginocchiera! Perfect 10! Perfect 10! No, one! What? No vabbè, ditemi che è uno scherzo, ditemi uno. Che Ty Dillinger ha lasciato a posto. Uno. Ty Dillinger dice let's go! Alzati, come on! Qua intanto i due si scambiano una serie di colpi, un back elbow. Oh, una ginocchiata! Discus crossline! Discus crossline! Devastante. Why? Ciao! Che discus crossline, intanto sono lo droppi. Poi ricordiamo che Velvet in Dream e Under the Sea Almas hanno fatto veramente un main event, un total force fantastico, vinto da Almas che si è riconfermato North American Champion, ancora discus crossline, mamma mia. E qua mi sa che Dillinger un po' nel pallone. Oh my god, again! Di nuovo. Madonna, qua Dillinger si deve un po' svegliare. Che infatti, sennò... infatti, che cazzo? German suplex, non ha finito? E non ha finito ancora? Tai affetta! Ciampa ci porta suplex City.
Sì, infatti. C'è Meso Shape. Chiedi al perfetto di rialzarsi, di portarsi in posizione eretta. Andiamo, Champ. Irish Whip, A blocca vuoto? Low calcio, kick. lo prende subito al volo, Al volo. Oh my god! incredibile, Oh my god! Tiebreaker! uno, One! due, Two! No! come è impossibile, ha resistito alla tiebreaker, Tiebreaker, perfect 10. What the hell? Io se fossi in veramente Tai Ciampa. riproverei. Togliti l'altra ginocchiera, riprovaci! Riprovaci, Un'altra Tai! ginocchiera, penso che Ciampa non ha più nulla da non sa più resistere, perché due Infatti, perfect ten non credo che possa resistere. è una Intanto terza, sarebbe veramente sei il capolinea per Psycho Killer. Vediamo ancora, Irish Irish Whip, Whip. sempre Ora, drop down, drop down. scontano i due, Si scontrano i sbagliano due, il Ciampa, ah, neckbreaker. backbreaker di Ciampa, Vediamo cosa fa approfitta dello Ciampa. Vediamo cosa spiraglio. fa Ciampa, vediamo cosa fa Ciampa qui. Jumping Back backbreaker. breaker in corsa, molto bello. Sì, infatti, ancora Ciampa, ti vedo Ciampa. Rialza. Big boot che non va a segno. Irish whip. Andiamo Tai. Colpo, credo un po' basso di Sì, si mezzo stavano scambiando delle ginocchiate, ma ha vinto dito. Qua Ciampa. c'è Keep vinto. up, keep up in danger, Keep up di crossline, Tai. crossline e calf kick. Che calf kick. Cosa ha Danger is on fatto? fire. Cosa ha fatto No, no, Irish? no, 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 no. Che fa? Convinto Ecco, se l'è tolta, se l'è vuole fare. No, non tolta. ci Gli spacca credo. l'osso del Non ci collo. Gli credo. spacca l'osso. Fai una Mi bancare, spacca l'osso del collo. Yoshigoroshi. Oh mio Dio! Che manovra! Uno, due What? e tre. Pubblico stannato e nello stesso tempo invisibilio Dillinger carica il ten. Aspetta che si Dillinger, gira. Dillinger. Di No, nuovo, quante no! le ha Tai! fatte? Quante le ha Tiebreaker! fatte? One. Tiebreaker! Uno, Due, tre, soldi. niente, niente. Incredibile, non so quante mosse Quante devastanti gliel'ha ne ha viste quando è fatte? uscito in 4, pratica. 5, ho perso il conto, 3. Quante gliel'ha Veramente, non so, Tai Dillinger fatte? Tai spettacolare. Dillinger si sta divorando Tommaso Ciampa. Tai Dillinger si sta divorando Tommaso Ciampa, ragazzi, è Cosa incredibile. vuole Quale si dava. Dice tentare? Un po' lontano però. Dice che è finita. finita. Si prova a buttare crossbody. Oh, Ciampa lo Ciampa! prende al volo! Ciampa lo prende Ciampa! al volo! L'ha preso al Bello volo! forte Ciampa! il Backbreaker! backbreaker! Mamma mia! Rotto One! la Two! testa. Oh Niente. mio Che match! Dio. Madonna mia, che match veramente. Lo Ciampa! prende un'altra! Ancora! Ciampa! Ciampa ha impazzito, basta, ha perso il numero della ragione. Infatti, Bodyson Veramente. continua! Che Non si cazzo! ferma più. Ciampa! Lo mira! Gli spacca la Oddio. testa! Ciampa! Mi apre la testa. Jumping Tai! Strike! Qua Tai mi sa che si saluterà Sì, dopo questo infatti. run devastante. One! Uno. Two! Incredibile. Questo. Ciampa! Blocca. Headlock! Ground headlock! By Ciampa! Dillinger ancora lì che non riesce a uscirne, deve trovare un modo, deve vedere come uscire qua, Ah, ancora Ciampa Ciampa, la fare presa! meglio. Ciampa! Lo strangola! Si fa perdere i tempi, no, Tai Dillinger c'è Tai, c'è Sì, ancora. infatti, Tai Dillinger c'è! Cosa fa? Oh! No blow! Troppo No blow di basso! Ciampa! L'arbitro L'arbitro non ha non visto vede! niente! L'arbitro non ha Cos'è? visto Che niente! cos'è? No! Tail! Tail! Oh no! Oh no! Che Fairy Tail! succede? Ending! Qua l'abito però non ha visto veramente niente. Come ha fatto l'abito a non vedere questo no blow da parte di Di Tommaso Ciampa, Ciampa? dai, ma sei un cretino, arbitro, come hai fatto a non vederlo? Come hai fatto a non Ma Ciampa vederlo? Non è che poteva non è. andare a chiudere. Sì, infatti, Ciampa lo poteva Strike andare a all'angolo. chiudere! Che ginocchiata impazzito! Che Ciampa colpo di testa! impazzito!
partito, Ciampa! Ho chiamato la polizia, trovate qualcuno veramente qua. Gli ha tirato! Quanti stop gli ha tirato! No, 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 no! No, 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 Ciampa! No, 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 no! No, no, no! No, no! Maglia! Troppo candentini! È finita! Topanditi di Ciampa! E qua mi sa che andiamo sulla ferita io. Ancora! Ancora! Chiamate un'ambulanza, Ferita Landing! Incredibile, Ciampa! È impazzito! Non lo riconosco più! Dov'è il Ciampa eroe della gente? È impazzito! Ancora! È ritornato! Sì, infatti! Ciampa! E fa? È Sandol! Sbaglia! Al volo, rock bottom! Rock bottom! Incredibile! Incredibile, qua Tyrese che trova la manovra conclusiva per inventarsi qualcosa. No, invece ma no, c'è Ciampa. Ty Dillinger è in piedi dopo ancora dopo tre mosse, due ferri di landing, la roba di DT che gli ha rotto l'osso del collo e ancora vivo Ciampa. No, ma non ci sta, arm drag non ci sta. Vediamo qua Dillinger. Ma contro gli strike. Infatti, Dirgeli ridà. My god, che match per aprire la RCW. Gelo già. Ah, my god, ancora. Tiebreaker. Non penso che vada a chiamare un'altra perfect ten, perché se gli fa questo penso che per Ciampa poi è finita. Infatti. Come on, Ciampa, gli dice Tagliuzzo. Infatti, gli dice Ciampa, let's go! Oh my god! Ciampa adesso è di vinto là. Ciampa! Ancora! Ciampa! Rapandite! Incredibile, e qua per i landing. Ciampa! Basta, fai il drive! No! Non va! Non fai il landing! Fai Dillinger, è riuscita contro a scare dopo che l'ha fatta però già due volte. Perfetto! No, ma è la decima! Quante gliel'ha fatte? Non riesco a contarle! Oh my god! Era tre arbitro, io spacco il mio tavolo di commento, spacchiamo il tavolo di commento, non è possibile. Tallinger non so, ma potrebbe impazzire. Dillinger potrebbe impazzire in questo momento, sgobra il tag, dice ma che cazzo, è il ball drop, ha vuoto, no, Ciampa va vuoto per un attimo, Ciampa, Black Thunder Bomb all'incontrario, what, ciao, no, Ciampa perde la testa, Ciampa perde la testa ancora, si rialza, ma che scherzo, oh my god, Ciampa veramente al limite del normale. Sei fatto Ciampa! Ciampa! Oh my god! Oh mio Dio, veramente! Dileggiata! Riesce a uscire! Ma lo prende, no! Ne esce anche Ciampa! Ma ancora! Arbitro, chiama l'ambulanza! Ferma il match! Ciampa bisogna tenere sotto controllo, che quando perde il numero della ragione poi non si ferma più, infatti non si ferma più, gli spaccherà il naso e basta continua. E continua, non la smette più Ciampa. Oh no, mi vendo a piangere, io non riesco a guardare questo orrore, basta Ciampa, Ciampa GTS, GTS, che manovra. Che manovra devastante. Ciampa, Psycho Killer. A vuoto. A vuoto. Fa prova. Oh, dai break, no! No! Ciampa rimane in piedi! Ciampa rimane in piedi! Che Ciampa! Fairy Tail! Edging! Una specie di butterfly pile driver! Oh my god! One! Two! Three! My god! Che match!
E dunque Quanta Tommaso Ciampa è riuscito a tirare fuori veramente l'asso nella mano. Però Ty Dillinger era vicinissimo, vicinissimo alla vittoria, cavolo! Ha messo in difficoltà uno dei migliori, veramente. Complimenti a Ty Dillinger, però Tommaso Ciampa è il migliore in questo caso. Noi ci fermiamo qui un attimo, facciamo un attimo la pausa pubblicitaria. Bentornati ancora nella RCW. Il prossimo match ci hanno detto che è un tour three falls tra Rio Amon e Drew McIntyre. E questa è già più di una volta che si incontrano. Si sono incontrati ormai un anno fa e nel loro primo match, che è finito purtroppo in no contest perché praticamente l'arbitro ha contato 10 e è finito, diciamo, in no contest tra Drew McIntyre e Rio Amon. E poi però McIntyre, dopo che ha subito la spear da Rio Amon nella barricata, non gli è bastato, è andato a riprendere Amon verso lo stage, vincendo, diciamo, lo scontro. Però poi è intervenuto Capricorn McCarthy e con il titolo dei pesi massimi, con il World Championship, ha attaccato lo stesso McIntyre. E praticamente poi c'è stata la settimana dopo Rio Amon contro McIntyre, ma è stato interrotto e per la seconda volta non abbiamo avuto un vincitore. E poi c'è stato McIntyre contro Capricorn, dove appunto ha vinto Capricorn la prima volta, però la seconda volta ha vinto McIntyre con un ritorno di Michael Thunder che ha distratto appunto il fratello. Tutto per diciamo riepilogarvi, per chi non ha seguito la storia, tra questi tre, ecco, è tutto nato così. Una bella fight. Una bella faida, ma bella, è una faida abbastanza infernale, cioè accesa, molto pericolosa se vogliamo. Io penso che questo match però non ci sia un'intervisione. È un total three falls, ricordiamo, l'avversario per vincere deve fare 2 punti. Eccolo qua, lo scozzese psicopatico, il Terminator, il cacciatore di giganti. Drew McIntyre, una volta The Chosen One. Mamma mia, grande atleta. Grande atleta, secondo me potrebbe chiedere, a questo punto ha battuto i migliori nel CW, ha battuto il campione, potrebbe chiedere una clausola per un match titolato in futuro, vedremo un po'. Tanto adesso deve pensare a questo di match che non sarà facile. E infatti. L'urlo atomico di Drew McIntyre. Non sarà facile perché Rio Amon non è proprio una persona raccomandabile, uno abbastanza basso, squilibrato, quindi vedremo. E infatti, molto squilibrato, sì. Molto fuori di testa, tra tutti e due non so chi è più fuori di testa, onestamente. Entrambi sono entrambi fuori di testa.
Arriviamo, Drew McIntyre, vediamo, si studiano. McIntyre si casa. E Amon non è lì a curare le biciclette, lo beffa col pinfall. One, two, due. Oh mio Dio! Già stava eseguendo il primo punto, non ci credo! E si casa McIntyre! Cosa andava dietro? Stava già per perdere McIntyre all'inizio. Oh, stare down tra i due! Ma che testata, ma subito! Glasgow Headbutt! Come la chiama lui? Irish Whip, ancora Ducking, Lap Frog! McIntyre! No, STO! Amen! Combination! What is this? Oh mio Dio! Una combination, kick, knee, sweep, fantastico. Ancora. Amon. Serie di get kick e punch. Chop, elbow, testata. Un'altra! Dio mio, due Glasgow headbands. One, two. Oh, tocca le corde, tocca le corde. Ryomo tocca con la gamba le corde. Incredibile. Ancora. Ancora si guardano. What is this? Not a light sorter! Suplex! Pin. Bellissimo questa. Infatti, subito pinfall, ti scambiano i pinfall. One, two! Sono niente due. Da fare. Sì, una serie di punches! Istropina. No, addirittura un A-rake! Però non è molto regolare, arbitro, capite che è un totale false. Ma le squalifiche sono, diciamo, disponibili. Super kick, un super kick nel ginocchio e poi un altro, la trascina al centro del ring. What is this? No, small package, wide, two, no, god, di rapina d'opportunista, questi per me però sono due opportunisti, Mi sta molto piacendo come il match si sta portando avanti, sono fantastici questi lottatori. Intanto lo trascina all'angolo, un calcio, no, vede subito. Infatti sbaglia, attenzione, serie di elbow. Che fa qui? Dalla terza corda. Sono un muso, ti sbaglia, McIntyre si sposta, ma non la seconda volta. One, two. Solo due, però. Infatti, ancora Amon, sbaglia, che ginocchiata gli ha tirato, beh, che c'hai in controbattuta. Mi ha tirato una ginocchiata che ha steso completamente Amon. Sono ancora? Pal driver, no, back body drop. Back body drop, è uscito. No, ancora lì, contro la faccia. Arbitro, richiamalo! Lì drop. Non so che sta mossa era tutta regolare. No, per niente, ancora. Che fa qui, what is this? Spinning Brainbuster! Wow! What? Qua ancora, con Heyman, Hell's Gate, il triangolo dell'inferno, Hell's Gate, Rob Break, oh my god! Che cazzo sta succedendo ancora? No, small package! Di nuovo small package! Non è che mi piace così di stancare magari Amon con questo schienamento dal nulla. Sì, infatti! My god, I'm drip! Spinebuster! Why not the Spinebuster? My god, what a match! Poi prende Amon, Irish Whip all'angolo. McIntyre! Rebound over the head, body to body suplex! Ancora McIntyre, disperatamente. One, two. L'arbitro quasi scappava, perché se prende una tega dai due morirà. Beh, Glasgow Headbutt. Oh, what is this? Inverted Alabama Slam. McIntyre! Non ci credo! Glasgow from Crossface! Ha vinto il titolo così in TNA anni fa! My god!
Amor, no, ginocchiata! Faccio questa pancia! Azione! Wow, Parafis, basta! Bellissima manovra! Infatti, Heaven! Primo punto! Primo punto! Ciao, now! Per un ciuffo d'erba! Infatti, standing! Standing, girl screw! Monsort! Amon! Che fa Amon qui? Si lancia le corde. Slingshot Monsort a vuoto! Slingshot Monsort a vuoto! McIntyre! McIntyre! Che fa? White Noise! I'm Siren! E adesso... McIntyre! Batte i piedi! È pronto per il clamor kick! Per il calcio scozzese! Ha segnato! Primo punto per McIntyre! Primo punto per McIntyre! Nessuno è mai uscito dalla clamor kick! One! Two! Three! Primo punto per McIntyre! Oh my god! I'm an apocalypse! Apocalypse! One! Two! Got it! Oh my god, 1-1! 1-1! Che match! McIntyre! No! Che cazzo! Pile driver! Incredibile! Qua McIntyre va dalla terza corda, molto Amon! Belli capelli! Suplex! Sopra l'angolo! Headed! Crossline! Ancora un'altra crossline contro le Falling dropkick! No ragazzi, ma hanno fatto entrambi un punto inaspettatamente, ragazzi. McIntyre con la Claymore aveva fatto il punto, si è gasato, si è distratto, ha fatto il il pistola e si è beccato la Apocalypse, raga. Invece il Chocolate, ma che manovra molto complicata. Infatti, why? Ciao! Sì, infatti, niente da fare. Amen. Della terza corda, ma che match ragazzi, che secondo match strepitoso. Abbiamo visto Tommaso Ciampa contro Ty Dillinger, mamma mia, è Amon spettacolare ancora. Amon migliore. Si vuole volare Devin Crossline, ancora Heyman. What is this? No, fece ma basta, ma che basta, bellissimo. 1, 2, 1, 2. Niente da fare. Ancora, si odiano! Si odiano i due! Oh my god! C'è pressione per me, McIntyre, ancora una serie di elbow. Headbutt! Fiasco, headbutt! McIntyre, si incazza! Guarda il pound! Ancora, grado pausa! Pugni chiusi, hai pugni chiusi! McIntyre! McIntyre, la sua detta! With power bomb! Che manovra! Tenterà lo sfinamento! McIntyre! One! Two! Solo due però! Niente da fare! McIntyre! Punterà magari una di nuovo la sua pile driver o la powerbomb, no, perché Amon non è lì a pelare le patate. Non ci sta. Amon non ci sta. E poi la serie di pugni, arboli per la schiena. Vediamo, vediamo. All'angolo. Rio Amon. E fa qui. Lo gira? Lo gira. Entra la sua DDT. No, che sta facendo? No, che sta facendo? No, 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 che sta facendo? No, arbitro, ferma il match! No, la 720! Powerbomb! Oh mio Dio! Finita! 2 a 1! 1! 2! 3! È solo 2! What? Una super powerbomb da lì, gli ha rotto la schiena, gli ha fatto venire un'ernia, ma che cazzo? No, Amon! Amon! Avete visto? Sta schiacciando il piede per terra, vuole l'Apocalypse ancora! Vuole l'Apocalypse! E ce l'ha! What? What? Come? Solo uno? Impossibile! Questa è la seconda Apocalypse! Infatti, che fa qui? Che fa qui? Freak accident! 1, 2, sono 2.
fa McIntyre ancora. Cioè, ogni tanto lo schienamento solo uno. Oh my god, Rinamo è frustrato, Rinamo non ci crede. Ah, non dice è impossibile, con due a poca sto un po' di non mettere in piedi. Non penso di vorrà rubare la climortizia. Si fatti come this? The breaker! Butterfly suplex! Back in testa, rotto le palle! Back in testa, rotto le palle! Amon, furbo! Esce fuori dal ring! No, no, io non mi butto, non sono fuori. E Amon dice... Oh, bello, viene qua! Ma sbaglia, McIntyre fa gli stessi errori! È il secondo errore questo di... Ma no, che cosa fa? Amon, ma ci ripensa! Amon ci ripensa! What is this? Un power slam! Un power slam! What? What? McIntyre! No, incolpisce la gamba. Forse questa è la seconda. McIntyre ancora! My god! My god! Gli fa la white trash con cattiveria, con più forza! Però serve la claymore kick. Ne serve un'altra per chiudere la contesa. Loro hanno la mossa finale simile. Se ci fate caso, ragazzi. McIntyre! Flutter shot in the chain! Quanti titoli gli ha fatto vincere in carriera? One! Ciao! No! Oddio, incredibile. Wow! Che match! Qua alla Ribera Championship Wrestling! Non abbiamo più voce, siamo euforici! Ancora? Sbaglia! What? Gliela roba! Gliela roba! Wow! Ciao! Oddio! Oddio di nuovo! Ancora per... Oh! Cross arm bar! Sì, infatti, una cross arm bar che non va perché... Non so se ha toccato le corde, mi sembra di sì! Mamma mia! Non solo è tutta una tattica di Amon! Non lo so, non lo so, Yuranagi! Ma che cavolo stanno tirando fuori questi due? Why? What? Poverino! Più si va avanti, più McIntyre si va. Cioè, vabbè ragazzi, gli fa la white... Ma che cazzo? È una specie di white noise! Hard crash, neckbreaker, oddio! Ma che... Come cada? No, vabbè ragazzi. Qua, vecchia scuola ancora! Sarà action leg sweep. McIntyre. Metterà forse una pro... Suplex, vertical suplex. Continuava un corso duro dalla terza corda. No, McIntyre, che fai? No, dai, non è da te. Vediamo cosa vuole fare. David Drop, che ginocchiata! Gli ha rotto il cranio! One! What? Mi prende in giro, arbitro! Era 3! What? McIntyre è arrabbiato. McIntyre è arrabbiato. Frustrato, vuole vincere. Anche se volendo questa vittoria, ma cosa gli servirebbe a McIntyre? Non lo so, sinceramente. Però ma forse quasi niente, più che altro servirebbe Amon vincere questa. Sì, Amon deve dimostrare che è in Ribera Championship. Oh my god! Oh my god! L'ha lanciato! E ha sbattuto contro i gradoni! Amon non c'è più! Amon non c'è più ancora, McIntyre! Piove sul bagnato! Rincara la dose! Rincara la dose! Oh my god! Vuole vincere per cantato, vuole fare il secondo fall! Così! E vincere così il match! Oh my goodness! Mio dio, è caduto malissimo Amon! Infortunio! Non lo so, Non si alza più! Mi sa che... Si alza più! Vediamo le sue condizioni a fine match. Facendo fatica di alzarsi, non sa se rientrare. È a 7 l'arbitro. È rientrato Amon. Non è per Amon. Non c'è Amon, non c'è più. Amon non c'è più. McIntyre. Step up kick! God! Allo stomaco, allo sterno quasi. Che match! Fa tentare lo schienamento. Uno. Solo uno però. Solo uno. Solo uno. Solo uno. Amon non vuole stare giù. Però secondo me deve farlo. Rischia l'infortunio. Rischia di perdere una carriera. Amon! Il giro di kick. Il giro di kick è proprio vicino allo stomaco.
Vaporamo un conto del corpo, povera Musso! Oh, Musso belly kick! What the hell? Veramente una mossa spettacolare che abbiamo. Sì, infatti tra tutti e due sono due fenomeni! Shooting star press dalla seconda corda vuoto! Non riesce ad andare a segno però. Metti in testa buona guardia di vigilanza. Vediamo se stavolta riesce a caricarselo per la power, Bob. Se lo gira? Cosa fa? Ramon se lo porta a spasso come cavolo vuole lui. Vediamo, vediamo. Che fa? Cioè, Ramon non ci sta, no. Ramon non ci sta. Ramon dice no, basta, non è che siamo qua sulle giostre. A bocca! Lights! One, two. Oh, due. Incredibile. Amo sta prendendo la pazienza, Amo sta prendendo la pazienza, Amo sta prendendo la pazienza. Amon, ora McIntyre, McIntyre, again. Katana, il sweep, no, Amon. Someone drop. Bellissimo, pinfall, one, niente. Solo uno. My God, che ginocchiata. Crocifix, ma crocifisso, vediamo. Al collo, vediamo se McIntyre si libera. Ed è così. Prende Amon. Hammerlock. Una Kimura Lock. Un Hammerlock Lock. Amon non ci sta però. Amon ha detto: colpiscimi, come on! E McIntyre l'ha colpito con una crosslide. Wow! E crosslide devastante. Incredibile, veramente una cosa devastante. Attenzione! Da trampolino! Si fa trampolino delle corde dell'angolo! E Harry che rana! 1, 2, 3! Da piangere! Che atleti! Ma da dove, da che pianeta venite, Cribio? Infatti, Amon! Sbaglia! Ma che te lo vuoi trascinare? Lo prendi dal coppino! Lo trascina! Cerca forse di metterlo alle corde. Invece no, lo butta fuori. Lo butta fuori. Qua lo, fa lo sbruffone qua McIntyre. Sì, ancora. Ancora lì McIntyre. Amon dice, come on! Come on! Che fa qui Amon? No! Sbaglio! Sbaglia McIntyre! Che cavolo! Amon con... con un gioco di astuzia che riesce ad atterrare McIntyre. Ma lo prende, c'era una power bomb. Sì, è così! È così! Una fucking power bomb. Wow! Una power bomb veramente molto molto molto. Che ginocchiata! That's it! Future shot DDT! Arbitro! What? 1-1-1-1-1! No, McIntyre, ti fai squalificare! No! Piove sul bagnato, no! Arbitro, ferma il match! No, McIntyre che fa? Cosa fa? Fai un scherzo, no! What is this? No. Papendo per sbattere sul martello! Il martello! Rubrake! McIntyre esce perché deve recuperare un po' di fiato qua. Vola! Somersault plancia di Amon! Che non ha finito! Vediamo cosa fa qui! Lo invita a rialzarsi! Un trappo su una meteora. No, moonsault a vuoto! È caduto! Sì. McIntyre si è liberato all'ultimo. Vediamo qui Amon. Che fa? Lo minaccia. Che cazzo fa? Amon vola! Oddio! Una specie di Apocalypse Springboard! Ma che cavolo! L'ha colpito quasi sulla schiena, forse un po' più sopra. Sì, infatti. Lo tocca la caviglia di nuovo qua, Amon gioca di astuzia. Sì, infatti Amon gioca di astuzia. Si carica la foca, Lives, no, va vuoto. Lo prende. Tenterà la White Noise, no, ancora Amon davanti. Spinning, Brain Buster.
qua non è il quinto aereo stremato. Sì, infatti, dalla terza corda, Will Hammond. No, il che cazzo ha fatto? Non ho capito. Uno splash un po' vuoto. Poi si gira. No, non devi un solto a vuoto, McIntyre. White noise! Raw break! Qua mi sa che McIntyre chiama la Claymore Kick. Eh sì. Claymore Kick in arrivo. Claymore Kick con un basso in... Apocalypse! Mi sa che qua è finito. Qua è finito. Ah, McIntyre è stordito. Oddio! Soldi di te! One, two, three! My god, what a match! Rio Amon prevale 2-1, ma che battaglia da tra due guerrieri. Mamma mia. Mamma mia. Incredibile. Un match pieno di sorprese, poi colpi di scena, Amon che gioca di astuzia, McIntyre che dopo un po' perde la pazienza, però ha fatto molti errori di distrazione. Sì, infatti. Amon ha sbagliato, ha rischiato. Mamma mia, McIntyre quando l'ha lanciato con i gradoni ha rischiato molto un infortunio, però alla fine ce l'ha fatta. Bellissimo match anche questo, ragazzi. Noi ci fermiamo ancora una volta. It all began on March 31st, 1985. One man had a vision. It began here. Welcome to the greatest sports entertainment spectacular of all time. And it would change our world. Welcome to WrestleMania. As the vision grew, we cheered it on. This place has gone crazy. History has been made. Stood in awe. The irresistible force meeting the immovable object. Held on to our seats. The eyes of the world are on this match tonight. This truly is a dream match. And gave up our hearts. The boyhood dream has come true. We watched with utter disbelief. What did we just see? What did we just see? Stunned silence. And sheer amazement. Stone Cold! Stone Cold! The Austin era has begun! The immortal Undertaker streak continues! But above all, we have been inspired and enriched by the vision. The emotion, the pageantry, the history, the greatest entertainment extravaganza of all time! The world has witnessed the greatest moments in entertainment history. The lights are on bright! Careers are gonna be made! Legends are going to be created! Center stage at WrestleMania. Welcome to WrestleMania! Benvenuti ancora una volta nella Rivera Championship Wrestling e siamo giunti a questo terzo match della serata. Ecco qua, Lince Dorado, The Luchador LD. Lince Dorado che nell'ultima settimana ha battuto Rey Mysterio. Sì, nell'ultima settimana ha battuto Rey Mysterio, però non l'ha battuto nell'RCW, ma l'ha battuto in una indie, ci hanno riferito. E si sono affrontati. Sì, poi Kalisto l'ha affrontato in New Japan Pro Wrestling, l'ha battuto. Mamma mia, è lanciatissimo Lince, eh? Però vediamo qua in RCW cosa farà stasera. Vediamo se Capico gli ha già offerto un contratto. Infatti, se gli ha offerto un contratto, no, o per ora no, è un free agent. Vedremo un po'. Ci hanno detto che il suo avversario è a sorpresa, è una sorpresa ed è il miglior acquisto di tutti i tempi. Vedremo. Vedere chi è. Chi è? Forse è il fantasma, no? Chi è? Il Muertes? No? Oddio.
Ma chi è? No, no, non è vero. No. No, Ricochet no. No, dai, Ricochet! Non ci credo! Ricochet è RCW! Non ci posso credere! Ma questo è l'acquisto del secolo, altro che il migliore di tutti i tempi! Ma che cazzo! Qua Capricorn avrà un bel da farsi, eh! King Ricochet! Aspetta, cos'è che ci stanno dicendo in dirigenza? Che praticamente EC3 voleva impedire a Ricochet di venire in RCW, ma come si permette quel deficiente? Sì, non hanno avuto dei trascorsi molto belli, ma Ricochet ce l'ha fatta e qui ha firmato. Oh my god! The one and only! Ma questo è The Future of Flight, è l'hype più forte del mondo, ma che cavolo! Io non ci crediamo, siamo scioccati, non lo realizziamo ancora, è incredibile. Io pensavo fosse Minuetes. Sì, anch'io, il fantasma, qualcuno cibernetico, what the hell? Qua, e dunque? Veramente non c'è, ecco, subito dimostra le sue doti atletiche che noi conosciamo molto bene. Cosa? Pure questo mi hanno detto che è un tutto rifosso, ma come? Wow, tutto rifosso, insomma, magari Capricorn vuole fare qualcosa di diverso. Quindi Ricochet debutta contro l'Is Dorado! We go! Ricochet subito! Chop punch! Discus bello! Ricochet si esalta! Si fa vedere subito! Subito il drip! Subito il drip di Ricochet! Drop down, leapfrog. Ginocchiata da parte di Dorado. Sì, infatti, ancora il drip. Abbiamo The Raider. Drop down anche per lui. Tutto bene, DDT. Ma anche Dorado non è da meno. Atleticamente siamo allo stesso livello. Sì, infatti. O quasi, assolutamente. Il drip ancora. Dobbiamo... No. Jumping knee. Se no vediamo subito Dorado dalla terza corda si gira. Mossa, lo prende. Oh, Ricochet! Addomina stretch da seduto. Addomina stretch da terra che Vince Dorado però si divincola e riesce a liberarsi con qualche difficoltà. Si infatti, oh! Veramente Ricochet non me l'aspettavo. Mi aspettavo un Mil Muertes magari che si era parlato, è fantastico. Sì, si era parlato nelle news nelle ultime settimane appunto di un lottatore messicano, ma ancora non si è visto. Ancora Elbow. Ancora una serie di Blackboard di Vince. Si è un po' spento, io appena perché ti ricoce che infatti riparte adesso. Tito Wear Corona. The one and only, il pubblico esaltatissimo. Wow. Un Boston Crab. Boston Crab! Boston Crab! Eh no, Robert però. Cavolo, gli è scivolato sotto le gambe. L'ultimo. Ancora qua. Dorado dice let's go baby! Sono pronto. Diretti di Ricochet. Standing shooting star press. E ancora. Shooting star ancora! Ricochet for the Cub. One. Two. Solo due. Niente. Vediamo headlock. Che fa? Una prova c'è alla testa. Liberarsi molto facilmente. Vince ancora, vince. Ancora Lince! Back elbow, springboard back elbow. Bel Lince Dorado. Ancora Lince contro le corde. Lince, Sunset Pit Bomb! Fa una manovra molto difficile da vedere la Rolling Ashton. Infatti, ancora rifrip. Contro l'angolo, va con le corde. No! Shotgun Dropkick! Shotgun Dropkick! Mamma mia! Rico ci ha evitato il colpo benissimo! E poi la People Moonsault, vediamo! Moonsault di Ricochet prende in giro un Boston Cold The Rock, però no, vince. No, non va vuoto.
Va vuoto Lince. Estio. Poi Lince. Vediamo. Madonna che headbutt. Oddio. Headbutt proprio sul petto. Questa l'avrà sentita. Infatti. Quel kick. Adesso fare sulla terza cosa. No, la conto. No, ci ripensa. Ripensa. Vediamo. Si propone dalla terza corda da fuori, no, anche sbaglia, che Ricochet riesce ad evitare. E infatti, vediamo che c'è. Elbow ancora un roaming elbow. Ricochet si gasa, si galvanizza, si King Konga. Punch! Oddio, prendere che da fare! Slingshot di Nitti da fuori, mamma mia! Ricochet. Ah, si galvanizza ancora. Si King Konga. Ricochet! Tornilo fuori dal ring! Oh, incredibile. One and only, eccolo qui! This is all about, Pac Babea! Vince Dorado riesce a rientrare. Sento un leg sweep e Ricochet riesce a contrastare in modo quasi eccellente. Meteora! Meteora! Lo schienamento 0-0 per adesso, 0-0, dropkick di Ricochet, liscia dropkick, Lince si riesce a spostare all'ultimo, ancora Lince, Rico lancia Lince contro le corde, un drop down, leapfrog, una presa, un German suplex, a slancio, uno, però solo conto di uno. Qua Ricochet si gasa Rico, viaggia Lince, ma un back elbow, tenterà magari un volo, vedremo cosa vorrà fare, ma contro le corde Rico, ancora Rico, barrel roll top, Ricochet eseguito perfettamente. The one and only. Qua si prende un occhiato entrambi, Rico sta all'interno del ring e Lince fuori dal ring, cercando di prendere un po' di tempo per recuperare le forze. Lince rientra nel ring. Collega, c'è stato un disturbo, io non t'ho più sentito, non ho più sentito me, che cazzo, c'è stato un disturbo di audio qui in arena, sempre i soliti messaggi di Capricorn, ma che cazzo stiamo facendo di male? Che cavolo stiamo facendo di male adesso? Non lo so, a Capricorn mi sa. Intanto qua il match voli a destra e manca, mamma mia, spettacolare, ma Capricorn è incazzatissimo! Ricochet! Imploding! 450! Ricochet! Gli gira la testa! Sta cadendo per terra! Crivio! Abito conto intanto! 3 4 Tutto Ricochet per adesso, tutto Ricochet. Sei. Riuscito a rientrare a 6. Inizia ancora STO. Ancora headbutt. Che adesso prende un po' di più il braccio però. Eh sì. Vediamo. Ancora Lince, un back elbow, Ricochet lo accusa, infatti si accascia per terra. E rialza, ancora un back elbow che lo manda contro le corde. Lince cerca di capire quello che dovrebbe fare, intanto un strike che lo prende veramente molto bello, qua un senton, una capriola si può dire, un altro senton però in corsa, mamma mia, moonsault, l'ha preso con la testa, incredibile, una specie di headbutt moonsault dalla seconda corda. Ancora moonsault che gli prende la schiena adesso, però ancora contro le corde, Lince, ancora dalla terza corda. Diamo Lince Dorado. Spettacolare. Diving. Crossbody. One. Niente. Two. Solo due. Andiamo ancora. Ricochet. Diverso tutto. Io l'ho appena aperto. Cosa fa? Motor Lights. Suplex. Però non è finita. Keep up. Brain Buster.
Bel match, bel match fisico. Non capisco ancora perché il tuo trifoso. Capo, che cosa hai in mente? Non ho idea. Non mi piace. Ancora dalla terza corda, Ricochet. Prince Puma. Shooting star. Che non va a segno, Lince riesce a divincolarsi anche perché quello sì, infatti, rolling pin. One. Uno. Uno. Solo uno però. Ora DDT. Non dà neanche il tempo di alzarsi che subito Lince va ad aggredirlo. Ancora Irish Whip verso l'apron, impazzito va verso l'apron adesso Rico. Lince contro le corde tenterà una manovra, no, un back elbow che lo scaraventa fuori da sì, una finta, una rincorsa finta. Poi Lince vuole volare! Plancia! In corsa, anzi neanche in corsa, quasi da fermo. Infatti, vediamo... Qua Lince Dorado sbaglia il Bicronic Elbow. Tanto qua un calcio che stordisce Lince. Ancora la barricata. Qua tenterà magari il metro. Slingshot suplex, no. Big boot. No. Big boot. Però Ricochet non vuole vincere così. Ricochet è tornato. Sì, è tornato. Volevo dire, Ricochet è finalmente, secondo me, a casa. Nella bella Championship Wrestling troverà bene qua, infatti DDT la cover di DDT molto veloce, infatti Lince Hammerlock e Chinlock, Hammerlock e Chinlock, manovra abbastanza difficile da eseguire, molla infatti la presa Lince Dorado, dropkick, dropkick, quasi un drop salt, vediamo. Invita ragazzi Rico si rialza con un po' di difficoltà, sta accusando i colpi. Infatti. C'è il fango della seconda corda, oh, va a segno. Sbaglia. Rico ci vediamo se riesce a connettere il People's Moonsault this time. Un po' il tributo The Rock. Non fa il saltello e lo connette. People. People da parte di Rico, Lince Dorado riuscirà a liberare uno. Due, niente. Solo due. Che match no, tra questi due flyer. Questo c'è meglio, lo so, sappiamo, però Lince Dorado non è da meno. Slingshot a vuoto. Dorado. Vediamo la terza corda Dorado. Si gira. Standard Splash, 1-2. Niente, non va. Solo due però. Ancora qua Lince cerca di capire per Salas, che manca un po' di fiato. Qua, oh, una inverted crash da parte di Lince. Ora che toglie l'audio, che toglie sempre sto cavolo di audio, ragazzi. Mamma mia, abbiamo visto l'inverted crash di Ricochet che invita Lince Dorado. Esatto, ad alzarsi, springboard European Uppercut, tutto a mettere. Bellissimo. This is awesome, grida al pubblico. Addirittura la manovra di Will Ospreay. La diamo un cutter dell'amico Will Ospreay, New Japan Pro Wrestling, ricordiamo. Ancora, Lince Dorado. Lo invita ad alzarsi. Dropkick a vuoto. Dropkick, aia, questo dropkick a vuoto ha fatto un po' male. Infatti, ancora. Era Ricochet, no, ancora niente. Lince riesce a liberarsi. Un gut kick all'altezza della pancia, un altro di DDT. Eh sì, combattono, battagliano i due. E rialza, di nuovo un'altra Irish Whip verso l'Epron in corsa. Lo mette sulla lo tira su corda, nella terza corda. Ricochet. Ricochet non si sta. Tenterà forse la rock bottom, vedremo. Una flatliner. Elevated flatliner. Uno. Due. Niente. Solo due. Elevated flatliner che ha rischiato il primo punto. Vediamo. Qua Ricochet mi sa che proverà la 630 splash. Vediamo se va a fermo. No, Lince Dorado si sposta all'ultimo.
Ancora! Oddio! Non sembrava neanche che avesse voluto fare lo schemamento. Infatti, che cavolo fa? Shiny Wizard! Shiny Wizard al Gregory Elms. Wow! La sciabolata del mago! Ancora? Ci riprova. Vedremo cosa vorrà fare. Dora dice, you! Benvenuto nella RCW! Avalanche Spanish Fly. Vediamo qua che succede. Avalanche Spanish Fly! Wow! Primo punto di Dorado! One! Two! Solo due però. Strano, questa manovra pensavo che avesse concluso all'ultimo punto. Ricoce ancora, di vincola. Ancora. Non è da meno, gas kick contro le corde. Single leg drop kick. Dorado. Sarà un Tequila Sunrise. No, Tequila Harbor! Tequila Harbor! Ha una presa al braccio molto forte, infatti. Infatti, ecco c'è parte di vincola. Una mossa di ninja, cioè il ancora tilt a Willa Ricarana. Qua ancora Ricoce si galva. Si galvanizza. Io no. Lì si riesce a spostarsi all'ultimo, uscire all'ultimo. Infatti. Per giù. Le corde. La pop up, sì, German suplex, ma non va, si scontrano i due. Ancora! Ricoce! Ha vuoto col pump kick! Col pump kick che liscia completamente l'avversario. Chop! Ma violentissima! Sta chop di Vince Dorado! Sono violentissimo, quella prova di forza 2, la vince Ricoce! Un double pump strike alla testa della poi sforbiciata! Si sono alla testa! Pam kick prima che non è andato a segno. Infatti. Chop. Ancora una chop di bella potente sul petto di Ricoce. No, non mi dire che ci prova. Eh sì, proverà la shooting star. Star press! A segno. 1, 2, 3 Oh my god, Dorado riesce a fare il primo punto e dice ah, è questo il vostro Ricoce! Oh mio dio! Da nulla! Sotto l'altro god! Tracker! Rava, sono due! Incredibile! Mossa veramente molto carina! Molto bella, fighissima! Cosa sei vedendo Ricoce? C'è una code breaker laterale! Poi mosso DDT! Wow! Ricoce è fenomenale! Qua Ricoce si gasa. Però sta rischiando Ricoce se non fa il primo punto. Se non pareggia i conti con Dorado non lo so, eh. Dorado sta resistendo. Andiamo qua la trascina. Cioè, resip, la riversa a Dorado. Backrolling. Ancora Ricoce, che cazzo sta facendo? E poi drop kick col tip up. Oddio, si gasa. Che scambi! Wow! Incredibile. Ricoce deve concludere. Non ce la fa. Non ce la fa. Non ce la fa qua Ricoce a concludere come sperato. Qua Lince lo rialza, lo manda contro l'Epron. Di nuovo conterà un altro ruolo della terza corda. Tra un'altra Valance Spanish Fly o qualcos'altro, no, non lo so ancora, ma io non lo farei, però non lo farei e lo connette ancora. Madonna, che colpo, che colpo. Finita 2-0, Ricoce fallisce. 1, no, solo 1, ancora Dorado è disperato. Dorado non può perdere questa opportunità, però qua sbaglia, fa picca segno stavolta. Pump kick a segno. Fa, proverà quantomeno provare a connettere. 630 Senton! Pin! 1, 2, 3, 1-1! È riuscito a pareggiare, Ricoce. Con qualche con la giocata vuoto. Non capisce niente, pump kick! Incredibile! Oh my god! La terza corda, Lince è ancora lì. Sposta, che fanno? Si sposta dall'altra parte, ancora Ricoce
cosa vuoi provare? Ginocchiata! Ancora un ancora ginocchiata vuoto! Bersaglio, qua cosa vuoi provare a fare? Lo sposta meglio. Ricochet! Ricochet! Che fa? No. Oddio, no. È pericoloso! Spray anche lui! Ah, che collisione! Uno! Due! Che match! Porca miseria! Qua una specie di volo che non va a segno lì, se si sposta all'ultimo. Sì, infatti, tenta di fare questa torsione al braccio, però un po' di pancia, in risposta di Ricochet. Ancora un hammerlock che non va a segno, aia, colpisce la gamba di Ricochet. Infatti, gli prende il braccio. Che fa? Gli prende le dita, la mano! Che fa? Oddio! Oddio! Drag! Dalla terza corda, che elevazione! Wow! Moonsault! Moonsault, da nulla! Uno! Niente da fare! Uno. Ancora Lince cercherà... No, riesce a spostarsi forse? Calf kick che non va a segno, ancora Lince... Lince è stato flip bomb! Sunset flip power bomb! Ah, lì si dice come? Ah, come? Mi invita ad alzarsi Ricochet, ancora contro le corde, gli va dietro. Inverto Frankensteiner, no, powerbomb, no, neanche. No, inverto Frankensteiner, one! Niente! Keep up, no, ha richiarrato che non riesce a... Dio mio, che dropkick! Un dropkick alla testa della tempia. Wow, wow! Qua un altro Springboard, no, riesce a spostarsi all'ultimo. Ricochet, prestazione della vita qui all'RCW. Se lo carica. No, non ci credo. Shock, credo. Shock. One, two, niente. Come dice Ricochet? Come? Come è possibile? Che match. Prova contro le corde, proverà un'altra meteora. Qua cerca di spostarlo magari più vicino, avrà in mente una manovra. Non è già il quale però. Non il va. Cutter! Doveva fare come Will Ospreay. Sì, infatti, sbaglia anche però. Ancora Lince Dorado. Single dropkick. Claudio che dice attenzione ragazzi, state facendo un match molto elevato, ma. Datevi una calmata per favore. Infatti sbaglia anche Lince Dorado, pieno sul bagnato. Aspring, che qua cavolo sta facendo Lince Dorado? Aspring ancora! Lince Dorado! Prende l'arbitro, guarda come si alza! Incredibile! Che di Ricochet, ma che cavolo sta succedendo in arena? Ma quante cose! Sarà un bel po' per terra, E infatti. Ancora magari un face wash, vedremo. Mi fa Ricochet, mi metto giù la faccia. Ricochet qua, manovre regolari, va bene tutto, ma ok che la luce è steso. Non vedeva. Si è svegliato proprio all'ultimo, se vedeva. Non vedeva. Phoenix Splash che non va a segno ancora. Al momento giusto fa sì che Ricochet non connetta la mossa. Lince, vediamo ancora in corsa. Vedremo cosa farà, va contro le corde. Chop sul petto di Ricochet. Lo prende il Chinocchio Driver, no. Fallway Slam. Gunstang su... Gunstang, ghigliottina sulla corda. La terza corda, ancora Lince invita Ricochet a rialzarsi. Attenzione! Arico in rana, però con due giravolte. Con due giravolte, non una ma due. Ancora Lince Dorado. Powerbomb di Ricochet! Una mano. Qua rialza Lince. Tenterà magari una mossa abbastanza difficile, infatti torneo di DT, il board di DT dall'Apron,
tenta lo schienamento, ci prova, 1-2, niente, dietro. Solo conto di due. I due si stanno dando battaglia e lì si stanno due ring. E a questo punto non saprei dire chi è il vincitore, tanto il punto riesce a spostarsi da quella cosa e gliela riesce a restituire. Infatti backstabber. Backstabber da parte di Vince, guarda dalla terza corda, intanto lì che si attaccia sulle corde, tenta di alzarsi con molta fatica. Ancora Vince. Forse tenterà una barrel roll top, no, diving, arrincherà la seconda corda. Che volo da parte qua del lottatore messicano. Ha volato e ora sono fuori dal ring. Qua intanto Lince si prende meritati applausi. Mamma mia, Lince sta tenendo testa a uno dei migliori al mondo. Fantastico. Quanto qua Rico ci fa un po' di fatica di alzarsi. Fa molta fatica di alzarsi, moonsault. Ma vuoto, Rico c'è, non è stupido. In quella frazione di secondo che basta per evitare la mossa. Infatti. Qua ancora Lince. Leg drop che non va a segno, inverted crash che va a segno con lo schienamento 1, solo 1 però, strano. Qua ancora Ricochet cerca di spostarselo come vuole lui, l'ha messo in posizione in ginocchio, ancora Rico e addirittura un'altra però, vertigo 1. Cosa? Solo uno. Solo uno. Rico se deve provare ancora la 630. Deve inventarsi qualcosa. Deve provare la 630. Come vuoi fare? Rotation moonsault! Oh mio Dio, uno! Due, niente. Due. Ancora cazzo, no, sbaglia le misure, piove sul bagnato. Ma non mi aspettavo un errore da parte di Rico. Cioè, vabbè, ma stanno sbagliando! Oh, stavolta c'è la sua richiarrana, l'Isse Dorado è pazzito! Mamma mia, l'Isse Dorado ancora, che fa? Sì, boh, è impazzito. Non so, a vuoto. Riesce a spostarsi all'ultimo. Qua, ecco ancora Rico, c'è sbaglio di nuovo le misure. Intanto ha fatto appena uppercut, ancora. Vince è ancora un po' stordito. Lancia contro le corde, pump kick che non va a segno. Vince si blocca il calcio. Quel kick. Quel kick da parte di Vince Dorado. Ancora Lince, di nuovo una ancora Arica running weekly dalla seconda corda. My god, l'angolo. Ricochet dice devo usare un po' la cattiveria qui perché non posso vincere. Se no veramente qua non sappiamo come tirare fuori dalla situazione lì. Dopo infatti, qua un Ricochet la restituisce in qualche modo, però è un tornado di DT. DDT è sbagliato ancora, non si preoccupi collega, si continua e giri kick. Dio mio, un match infinito. Deve fare una manovra. Ah, mio Dio, Cloverleaf, cede però, cede. Bellissimo questa Cloverleaf. Ah, tutte le corde. Io se fossi Ricochet proverei qualcosa di nuovo, perché Dorado non sta giù. Vediamo qua cosa si inventa King Ricochet. No, powerbomb! Ah, Lince riesce a prenderlo con molta fatica. Lince! Wow! Running powerbomb! Questo match da 20 stelle, signori! Ancora. Non ci sta qua Ricochet. Quel kick glielo ridà! Wow! Restituisce il suo kick. Tenterà forse di nuovo la cutter. No, non lo so cosa vuole tentare Ricochet. Super kick. A vuoto, crossline.
Crossland di Dorado. Un volo, no, no, non lo so cosa vuole tentare qua Dorado, vediamo. Non so, forse sta cercando di prendere un po' di tempo, sentono in corsa all'Apron. Eh sì, sentono in corsa. Eh sì. Ah, l'abito però sta contando, Rico si deve sbrigare. Prima che arrivi a 10. Ancora. Mi sono un po' stordito. E infatti riesce a rientrare adesso. Ivy sweep deviata dal caro Lince. Ora hanno smesso. Infatti, vediamo ancora Lince. E ancora un'altra ricerrana. Qua un'altra Irish Whip, mamma mia. Tiger Fence Kick. Che fa? Tiger Free Kick. Più 450 splash in springboard. Più moonsault che non va a segno qua, ricochiamo. Moonsault che non va a segno. Sunset sul palo, 1, 2. Solo 2. Qua ancora Vince, vediamo, gira King Ricochet. Next snap. Mi rialza di nuovo. Lo manda contro l'Apron. Non sa un pugno, un calcio. Ricochet dice no e basta però, eh. Infatti lo prende a front face lock. Lo manda contro l'angolo. Proverà ancora. Ma battagliano ancora, che fai? No vabbè, alla Randy Orton, no, qua si incazza Randy Orton, qua si incazza Orton backbreaker, ah. Incredibile, qua deve concludere in qualche modo, qua dovrà concludere, qua deve concludere. 630 a vuoto. Lince si riesce a spostare all'ultimo secondo per evitare la mossa. C'è ancora contro l'angolo. Aia di nuovo. No, mette sulle gambe. No, che fa Lince Dorado? Non vorrà fare un cost to cost. Non ci credo! Ci ha provato, ma non è andata! Lince Dorado, ancora! Pochissimo. Infatti, per pochi... Ma che fa? Ma ci riprova! Ci vuole riprovare? Mi sbaglia, sbaglia. Ha voluto l'ultimo. Troppo! Ha voluto troppo qua Lince Dorado! Ha voluto troppo! Uno, due, due, non va! Non va! Che merda, signori! Mamma mia! Ricochet non sa più che cosa inventarsi. Porca miseria! Ricochet Lince Dorado! This is awesome! Qua Ricochet sta andando a rompere le scarpe ai nostri colleghi americani. Infatti, ma cosa vorrà? Ma cosa cavolo vorrà? Incredibile! Vediamo adesso se sarà un volo. Uppercut che non va a segno, Lince si sposta all'ultimo. Infatti DDT. Ancora, vediamo. Lince Dorado. Anche a me adesso Capitan comincia a rompere le scatole. Mi ha tolto la connessione con lo studio. Intanto Lince ha messo Ricochet sul tavolo. Che botta qua. Infatti, che botta si Ricochet. Ancora 5. È a 5 l'arbitro. Eh sì. Vediamo che succede. Stare down tra i due. Stare down tra i due, ragazzi. Io che ne uppercut. Un uppercut. Elbow. Questo è l'orecchio. Sul chicco vuoto. Di nuovo un bel elbow restituito. Un altro elbow restituito. E di giri. Ricochet. Tip down. Secondo no, di nuovo takedown, Lince non è lì a pelare le patate.
Infatti, single leg. Single leg drop kick. Ma è un po' senza fiato. Vince attraverso la barricata, adesso a fare il Marich in run in corso. Infatti, ancora Lince. No, oh, sui casali d'acciaio! Che bozza. Wow! RCW! 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 Il pubblico è poi invisibile. L'abito a 5. E ancora l'abito a 6. Ancora! Gli avevo detto che c'è stato il flip bomb! Sunset flip power bomb! Ricoce dalla terza. Ricoce dalla terza, cosa prova? Lo shooting star di Lince che non va a segno, infatti Lince sa come eseguirla e riesce a contrastarla. Lo prende in Zanna. What? Micina con driver, la mossa di Gran Metalik, la mossa di un suo grande amico. Ma che succede? C'è Ethan Carter! C'è Ethan Carter! Che attacca Ricochet! Che attacca Ricochet! Ancora il C3 rincara la dose, ma l'Ince Dorado dov'è? È sparito l'Ince Dorado! Il C3 non voleva che Ricochet firmasse con la Rivera Championship Wrestling, con la RCW! Ancora Ricochet però risponde! Ricochet risponde! C'è Ricochet Atomic Drop e... Leg Drop! Battagliano questi due! Battagliano! Addirittura Ricochet porta dritto il ring! Il C3 dice: come ti sei permesso a interrompere il mio debutto qui in RCW? Ti spacco la caviglia, ti spacco la gamba, stronzolo! Mamma mia, Ricochet risponde, vai Ricochet! Il C3 sembra che ha preso la meglio su... sì, ciao. Su Ricochet. Ricochet ancora si libera! Mamma mia, che ginocchiata devastante! Quella di EC3 ancora, my god, chiamo EC3 ancora. Ricochet cerca di reagire in qualche modo. Ricochet is the world DDT, my god. Vediamo ancora Ricochet, ancora a giù. Oh, e ancora Tank Carter. No, pop up German. Ricochet Nota Lex Suplex, questo è il suo Nota Lex Brain. Basta, no, Ethan Carter non ci sta. Vediamo ancora, battagliano i due. Ancora Ricochet di Ricochet. Ancora i due che battagliano. Vediamo qua i C3, serie di Knife of Choppers. Vediamo i C3, vuole un one per center, quello che gli ha fatto vincere il match debut contro Ray Mysterio, eccolo, sono carica, one per center. Mamma mia, gli ha aperto la testa, Ricochet sanguina, c'è bisogno dei medici, arbitro fai venire i medici. I C3 se ne va, si è rotto le scatole. Mamma mia. Ricochet si è alzato. Si è alzato, ma è meglio che sta giù. È meglio che Ricochet stia giù. No, Ricochet lo insegue. E Ethan Carter dice, insiste, dice, io sono il top 1%. No, stai fermo. Ricochet! Ethan Carter lo prende a powerbomb. Oh, Paolo sullo stage. Oh my god. Walking arenas, I'm setting it down and I'm raising the bar. Y'all look like the kind to get lost in the shuffle just playing the part. I belong in the light. Y'all can just stay in the dark. Funny how every time they know who we are but we say who we are. I'ma take care of the light work and I'ma make them fans go loco. Black and yellow in a logo. I got the game in a chokehold.
Rieccoci, ritornati sempre nel Silavio, è il momento di main event. Due nuovi debutti però ragazzi, che finale controversi. Cavolo voleva i C3, poi è venuto anche Re Mysterio. Re Mysterio magari. Sì, i C3 e Re Mysterio si erano affrontati 3 settimane fa, vabbè però che cosa c'entrano? Vabbè i C3 è vero, ce l'ha con Rico, c'è perché... non voleva approdarsi nel CW, vabbè, Ray ha comunque voluto salvare un grande amico come Ricochet, quindi vabbè, comunque entra, debutta per la prima volta la regina di spade, Shayna Baszler, mamma mia. Un'avversaria molto pericolosa. Molto pericolosa, migliore amica di Ronda Rousey, erano insieme in UFC, mamma mia. Vediamo contro chi se la darà di vedere, una seconda debuttante anche lei, vedremo chi la spunterà. Magari penso che chi è, ma vedremo. Magari una Naomi o una... boh, non lo so, Becky Lynch, vedremo un po', Charlotte Flair, non lo so. Addirittura è proprio Candice LeRae, Candice Wrestling. La moglie di Johnny Gargano, colei che comunque ha sempre affrontato gli uomini, mamma mia. Ha trovato pane per i suoi denti. Eh sì, infatti, cavolo. Ce ne sarà proprio delle belle, da vedere delle belle questa sera, in questo main event femminile per la prima volta della storia della RCW. Non si poteva scegliere di questo video. Assolutamente. Best for business. Dunque. Vediamo come si comporterà contro una Shayna Baszler. Voglio. Sì, voglio proprio vedere come si comportano entrambe. Dunque, Shayna Baszler, Candice Wrestling. Here we go. Subito Shayna, una front face lock. Ancora? Una front face lock. Ancora la trascina sulle corde, sull'apron addirittura un elbow da parte di Candy, si sono passi avanti. Ah, si mette a ridere, ride di lei Shayna Baszler. Oh, drop to knee, colpo alla gamba. Candy dice non ridere, non ridere di me, I am Candice Wrestling, la trascina al centro del ring. Arbitro dell'Egg. Ancora. Foot DDT. Ancora Candice lavora le gambe e fa bene. Perché è pericoloso Shayna Baszler. Shayna Baszler è molto pericoloso, soprattutto se prende in consegna con la sua chiusura. Fate ancora? Ancora. Shayna sente dolore. Ai ai ai. Ai ai ai. Si contorce ancora Candice, se ne parla. Moonsault Submission, bella, ma non mi ricordo, aiutami collega a ricordare il nome di questa mano. Mutalock, l'ho già detto collega, è sempre Capricorn che ci blocca le Audi qui, ricordiamo. Mutalock, ok. Cora jumping knee, la prima mossa messa a segno da Shayna Baszler. Shayna lancia Candice contro le corde, Harry Sweep. Spear? Ho visto bene, tenta il pinfall. Tenta il pinfall, quanto probabile. 2! Strano per la 2. Kick a vuoto. La gamba lì la colpisce di nuovo. Di nuovo. Ancora di nuovo! Oh my god! Candice usa la tecnica! Cerca di stancarla sulle gambe così farà più difficoltà a stare in piedi. C'è una Baszler furba, dice no, non sto nel ring, no. Suicide dive, lo prende nella schiena. Oh my god, Candice LeRae ha aspettato il momento giusto per attaccare. Eh sì, un high flyer maneuver. Qua intanto rialza Shayna e le invita ad entrare in ring. Shayna è incazzata, Shayna non ce la fa, dice
devo spaccare il braccio a questa pivella o devo rompergli la faccia? Infatti, Baszler combo, Baszler rush, poi un'altra! Specie di knee plus alla Bryan. Niente a fare. Se ne vediamo. Dis, gli prende il braccio e gli sbatte per terra violentemente. Infatti. Gira, no, China, incolpisce la gamba anche Candis. Randolph kick. Molto potente, la stessa del Napoli. Di nuovo. Ancora il business rush. Azione, snap suplex. Col bridge. Uno. Azione, c'è la scena Baszler. Nuovo, non so, un po' irregolare come mossa, però l'arbitro fa proseguire. Eh sì. Ancora sidewalk slam. Side slam. Bellissimo. Schiacciata accompagnata, Jobbreak spezza mandibola. Candis prova un droppy che non va sereno, Shania rialza Candis che è andata molto con i droppy che non ha con la schifo. Eh sì. E gira Candis, sono ancora lock di Shayna Baszler, ancora lock di Shayna Baszler. Vediamo se cede Candis, no! No, non ci sta Candis. Oh mio Dio, sembra la stessa cosa che ha dato Ricochet. Single breaker, 1, 2, non va! Incredibile questa mo, questa single leg code breaker di Candis. Eh sì. Sidewalk slam, gliela restituisce. Ancora. Hurricane Rana, qua c'è agilità di della Baszler, non me l'aspettavo, non ce l'aspettavamo. Incredibile. E non è una flyer, c'è una Baszler. Ecco, è di questo che parlavo, devi spaccargli le gambe adesso, perché lei ti spaccherà le braccia se no. Oh my god. Continuerà, Candis, ti devi svegliare. Shane dice ho vinto, chiamati i paramedici. Keep up di Candice LeRae. Gira. Super kick da dietro. Real super kick. Ancora la gira. Surfboard stretch. Sì, stretch. Ancora Hurricane Rana. Con l'agilità di un gatto. E infatti Baszler che fa la gira, gatto e suplex, e non ha finito, keep up numero 2, pinfall, bridge, che fa? Sì, wow. Niente, solo conto di uno, solo conto di uno, infatti Shane ci rimane un po' perplesso. E ancora Jobbreak spezza mandibola, ancora stop to the leg. Oh my god. Ora match, ancora. Di nuovo. Ancora. Su force stretch ancora. Devastante, oh! Una tattica di tenere Shine per ancora Ari che rana! È un batti ribatti! Ari che rana sarà la terza che avrà fatto, intanto backdrop suplex. Infatti backdrop suplex, si stanno comportando bene queste due nuove womens. Cosa che non va a segno, cioè poi ginocchio alto ancora. Ancora camel clutch. Camel clutch. Una specie di Steiner recliner camel clutch. E infatti. Ancora, ancora. Oh, ancora c'è una Baszler. Oh my god. Arbitro, però non penso che è regolare questa mossa. E infatti. Vuole di nuovo rompere il braccio, vedremo. Ah sì, qua si sta mettendo in radici per Candis. Ancora Jobbreak, spezza mandibola. Ex-handle di Candis LeRae. Capito che fa il deficiente, però vabbè. Attenzione che rischi il posto! Rischia il posto il mio collega, ve lo dico! No, quando ci vuole ci vuole, mi scusi. Ma ha ragione, non se ne può più! Ci toglie sempre l'audio, ci fai dispetti, ma che siamo dei bambini! Basta, che cribio!
Capricorn per favore torna nel suo ufficio e faccia il suo lavoro. Esatto, che poi non c'è, io non lo vedo. Settimana scorsa non c'è, questa settimana non c'è, boh. Vabbè. Ci sarà una maga a prendere le sue. Beato lui, cavolo. Ancora, Basler. Queen of Spades contro Candice Rattling. What a match! Ancora. Una presa a braccio. Noi qui chiacchieriamo, ma Candice LeRae non vuole chiacchierare. Vuole un'opportunità al titolo di Evelyn. L'Undisputed Women's Championship. Ancora. Jumping knee. Oh my god. Mossa simile a Alice Dorado. Mamma mia, riferimenti puramente casuali. Trascina scena Basler. Che fa qui? Ah, Basler ha accusato il colpo alla schiena. Candice la invita a rialzarsi e a mettersi in posizione retta. Oh my god! Candice si è lanciata con troppa forza, infatti ha mancato il bersaglio. Dropkick! Magari ci riproverà, vediamo. L'abito ancora a 4. Anzi è a 4. 5. Tornado DDT! Mossa iconica che usava nelle indies. My god! Tornado Suicide Dive DDT, ragazzi. Dice rientra nel ring, Shaina, dai, rientra, vieni. Ecco, a Candice stesso errore di Ricochet. Infatti, hot shot. No, piove sul bagnato. Di nuovo sull'arco, sulla terza corda. Piove sul bagnato, ragazzi, sti errori veramente. Madornale, che fa qui? Cosa tenta? Sono superplex. No! Ah, ma c'è Super Gutwrench! Incredibile. È finita! Candice è morta sul ring! World! Ciu! Solo due! Solo due, clamoroso! Aglia, colpisce intanto la faccia di Shaina Basler. Di nuovo la prende un abbraccio con un takedown stile UFC, poi la prende, la se la inzaina e proverà una powerbomb. No, non riesce, è stanca, gli fa male la schiena. Poi anche le gambe fanno la loro parte, però qua, e cosa fa? No, incredibile, reversa tutto con un... Con una drop to hold, cosa voleva fare Candice qui? Piove sul bagnato, piove sul bagnato, Curifuda lock. Candice libera, gomitate. Tifo, mio Dio, è andata vicino qua, Shiny. Attenzione, scambia la step up e GG di kick. Un GG da parte di Candice. Andiamo a Candice, le... belli stomp, sì. Qua Candice potrebbe provare la Gargano Escape, la Candice Escape, vediamo. Eh sì! E così, vediamo se la chiude bene. No, non riesce a chiuderla bene. Infatti Shaina si libera quasi subito. E infatti, attenzione, Curifuda Lock, vediamo se va a segno. Curifuda Lock into the suplex. Nel suplex, vediamo se cede. Vediamo se Candice la recede. Sta cedendo! No! No, se ne dimentate. All'ultimo respiro si lascia liberare. Oh, stop! Che fa qua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Mamma mia! Cosa fa qua Candice? Candice arriva dalla terza corda! Dice, va, io mi ammazzo! Divin! Splash a vuoto! Che Shaina riesce a evitare. Attenzione, ginocchiata ancora! Shaina Basler ancora step suplex, no, gli scivola dietro. German suplex, oh mio Dio, il German suplex io rilascio, fantastico. Candice Rani Erika Rana, che elevazione, si spinge nelle corde mentre ha lanciato Shaina Basler standing elbow. Adesso tenterà uno schienamento. Vediamo, 1, 2,
E tre, no! Aveva toccato le corde, ma l'arbitro non ha visto. Ha dovuto fare un altro kick out, Shayna Baszler. Questo cane. Ma l'arbitro è uscito proprio all'ultimo minuto, ma l'arbitro mi sa che si deve mettere gli occhiali, perché quello lì è un rock break più che evidente. Infatti, che cavolo! Rocker stopper! Rocker stopper! Pinfall! Mamma mia, ma cosa si sta inventando qua? Caris, le aveva vincere 1-2, non va! Non va, si strappa i capelli, si tocca i capelli dalla disperazione. Cosa fa qualche anno di niente, perché Shana riesce a controbattere con un John Breaker, la scordisce, backdrop suplex, potentissimo. Sì, una backdrop suplex ancora, poi la va al braccio, ancora. Di nuovo al braccio, aia, qua questo braccio mi sa che si staccherà prima o poi, oppure di prenderlo a calci. Di nuovo infatti, vediamo se si libera, no, Gut Wedge ancora, i due, vediamo. Oh, oh my god! Che Gutwrench, che fatica da eseguire. Oh, che fa? Ah! Armbar! Cavolo! Le braccia di Candice sono distrutte. Oh. Di nuovo colpo alla gamba da parte Candice. Che altro di conferà? No! Lascia qui dal braccio e stordirlo. Infatti qua siamo ancora serie di colpi da parte. Ancora di serie di colpi, Baszler. Serie di colpi di Shayna Baszler. Fate... Ah, che botta, che botte, che botte da oggi. Mamma mia, che combinazioni, e ride! Ma è malata, è psicopatica, e ride! Che serie di... Shayna Baszler, che cattiva. Però ci sta, super kick a vuoto. Ancora, scambi su scambi. Presa al braccio. Ah, tenta di romperglielo, ma Candice non si sta, ma Candice non si sta. Gargano sta guardando il match. Non è qui, ma sta guardando il match. Guarda lo schicco vuoto. Vediamo se c'è con il complice shot a segno questa volta. Complice shot a segno. Tenterà magari un leg drop. Infatti Shayna contro le corde. Che rifuda! No, che è dentro! È dentro! È dentro! È dentro! Deve cedere! Deve cedere, no! No! Madonna che stacco! Di nuovo! Di nuovo! Uno! Due, no! Solo due! Ancora! Cerca di aggrapparsi alle corde in qualche modo! Shayna Baszler! Andiamo! Cosa fa qua? La manda qui! Lo manda fuori da ring ancora! No, basta! Suicide Tornado DDT! Oh my god! This is awesome! Incredibile! This is awesome! Incredibile! Che merevent! Che punta per RCW! Manca veramente pochi giorni a WrestleMania! Suicide Dava vuoto! Suicide Dava vuoto! Suicide Dava vuoto! Che cavolo fa? No! Fuori... Quante gliene fa? Fuori dal ring! L'abbiamo tenuto conto, siamo a due, basta, fermati! Fermati ancora, non la lascia più! Oh my god! Oh my god! Luci spente per Candice. Luci spente. È blackout totale. Infatti, German suplex. One, niente. C'è Candice! Si libera! Il braccio con una mossa veramente astuta. No, che kick! Candice sta dando il drop knee! Ha sbagliato ancora! Mamma mia! Che kick è riuscito a beccare nel momento in cui Candice era distratto. Sì, infatti, incredibile! Ancora, Candice! Candice no! Ah! Ah! La prende al volo! Oh, Powerbomb! No! Incredibile. Mamma mia ragazzi. Non ci credo. Candice sono adesso migliori. Lion Salt! Non c'è di Candice, no. Ma Candice si deve inventare una... Stay down, gli dice, stai giù, Shayna Baszler. Si deve mettere qualcosa di più importante. La conclusiva, Shayna riesce a contrastare la shift di Candice. Andiamo, si è tentato il suplex, pro suplex.
eseguito in modo ottimale. Ancora Shaina. Ora forma smash. Tenta un suplex. Eseguito anche questo in modo ottimale. Infatti, Fujiwara Takamaru. Fujiwara. Fujiwara Arbar. Vediamo se c'è. Mamma mia, sta usando delle mosse della UFC convertite a quelle del wrestling. Fantastico. Incredibile qua Shaina. Qua colpo sotto solo se questo colpo era. Ma infatti ancora! Kuri Fuda Lock, numero 4, 5 senso, penso! È dentro! Kuri Fuda, aia, qua sta per cedere, sta per cedere. Ma qua non ci credo! Ma che spirito combattivo, ma che determinazione! Ah, Candice! Nessuno è mai riuscito! Ancora! Incredibile! Oh, Black Widow! Black Widow! Black Widow! Black Widow! Vediamo! Drop Hold! Che contromossa vince! Che contromossa, ragazzi! Che scambi! Che spettacolo! Ancora! Andiamo, Gatran Suplex numero 2! Non ha fatto 6, tipo. Mamma mia, una decina! Shaina vuole vincere. Shaina vuole vincere ancora. Ginocchiata. Ancora Shaina, ginocchiata vuoto. Destino! Da parte di Candice. Neanche Tetsuya Naito! Neanche Tetsuya Naito! Standing by fire! E poi standing dropkick! Incredibile Candice. Gli prende le braccia. Vi immaginate se gli fa una V-trigger? Che cazzo? What? Cut il multitation. No, la scansory. No, non va. No, che gomitata. Candice non c'è più. Risuonato tutto lo stadio. Corri fuori lock. Ma Shaina lascia la presa, vuole schienarla, vuole chiudere così. 1, 2, non va. Solo due. Quante ancora, Candice? Ancora di sweep, è invita ad entrare. Che fa? C'è una Shaina se ne vuole andare, si è stufata, si è rotta i maroni. Candice ovviamente non vuole abboccare al suo trabocchetto. Però vuole uscire perché comunque non è che può stare nel ring a guardare l'arbitro contare. Shaina Baszler se n'è andata, No! No! Ma era tutta una... Ma dai! Ma piove sul bagnato, era tutta una trappola, Candice se l'aspettava. Infatti, quanto è arrivato l'arbitro? Voglio entrare nel ring. Sunset Flip Bomb! È finita. No! Uno? No. Shaina Baszler è fatta di acciaio laminato. Fatta ancora kick! Chop! Troverà la... forse, credo... Cosa fa? La sua neckbreaker patentata? Che fa? No, ma che fa? Elbow. No. La neckbreaker. Incredibile. No, tocca le corde. What? No. Dai, Candice, un'altra. Ce la puoi fare. Candice è stannata, non sa cosa fare. È un rischio. Candice però potrebbe riprovarci. Ci riprova, sperando che questa volta... No, ha toccato le corde. Ha toccato le corde. Che sfiga, scusate la parola. Vediamo se connette. È rischioso! Connette! Ah, si è fatta male all'osso del collo! Candice ancora, ce ne vuole un'altra! No! All'ultimo. Uno. Due. E tre, no! No! Non è impossibile. Lion Salt. Ci prova e ci tenta. Oddio, stava cadendo! Stava cadendo, non ci voglio più. Uno. Due. Non va il tre.
non va al 3. Candice, senza parole. Io non so se proverà un terzo super neck breaker, non lo so, onestamente. Inverted Kerrana. Oddio! Gargano Escape! Let Escape! Let Escape! Non va. Io se fossi in Candice proverei la Springboard Inverted Frankensteiner. È una carta che non ho ancora usato, ancora. Oh my god, dalla gamba! Candice, Crossline, Calfkick, che Calfkick ancora, ancora Candice Lare, Shayna Baszler, la prestazione della vita, ancora. Non so Candice cosa si deve inventare. Non lo so onestamente, potrebbe inventarsi la Springboard Kerrana, come vi dicevo, ancora, Mi Plus. Una Baszler, Body Slam, ancora. Vediamo ancora la scena Baszler, ce lo provo. Ma collega, ha fatto due di fila Super Neck Breaker e Shayna Baszler ancora in piedi. Tre Gargano Escape, ho perso il conto. Cioè veramente, Lion Salt, ben due. Però pure Shayna Baszler, tanti Akuri Fuda Lock. Tanti Gutwrench Suplexes. Tanti Gutwrench, ha veramente dimostrato che Shayna Baszler proviene dalla UFC. Assolutamente. Che fa? Sbaglia Arvasiti! Ne approfitta poi. Ne approfitta in modo furbo. Candice, l'hai già fatto, è la terza, ho capito, ma devi provare qualcos'altro. La Springboard Kerrana, devi provarci. Come on, Candice! No, ma che fa? Ovviamente non può sentirmi, ovviamente non può sapere quello che... è difficile. Lì per lì uno non sa cosa fare. Infatti. Però sta dominando Candice per il momento. Ancora gli scambi. Due si scambiano una serie di contromosse. Infatti la riprende in modo di clona. L'ammazza, no! Strano. Non so quanto sia regolare questa mossa, però l'abito fa come sempre fosse lui. E infatti, l'arbitro... se ne frega, continua. Mamma mia. L'arbitro l'ha detto. Basta. Deve chiamare i paramedici. Si sdraia l'arbitro, non è un buon segno. Ha fatto la X. No, non ha fatto la X, non è infortunio, però siamo lì. Siamo lì lì. Infortunio, molto vicino. Ancora. No, Shine è una macchina. Ancora. Veramente. Basta! Candice si rialza, ma Shayna non ne vuole sapere! Ancora Candice, deve finire, gli scivola addosso. È finito. Candice la Rea for the win. Tutti ci stanno sperando, però hanno paura perché Shayna è veramente una... la donna, posso dirlo? Forse più cattiva, no, c'è Ronda Rousey, però non lo so. Chop, ancora! Candice! È la terza avalanche neck breaker. One, two, no, no, my god, what the fuck, what's two? Candice con le mani nei capelli. Oh god, noi stiamo urlando, ci scusiamo, ma è incredibile. Oh mio dio, io stavo per morire soffocato. Oh, ora chop, ora chop, no, cosa fa? Ma che ora stomp, si lancia quasi dalla corda e non sa cosa fare. Ancora Lion Salt. 1 2. Ma ecco, io me ne vado ragazzi, io mi licenzio da questo lavoro! Non mi rifiuto di commettere una roba del genere! This is impossible! Io mi licenzio, me ne vado a commentare la prova, se non lo so. Candice, devi provarci! No, quello, Candice! Oh mio dio!
Al volo! Gliela fa al volo! Gliela fa! Che un imbonacco! Sta per mollare, lo sento. No. Sì, sviene, sì. Ma come no? Ma come? Da 7-0! Dove? No, ma my god, ma non vogliono mollare. E Inverte Frankenstein! That's it! One, two, three! Oh my god! Candy Slayer vince il suo debutto! Mamma, che prestazione, ragazzi! Gli diamo 10, 10, 10. Mamma mia. Candy Slayer veramente si vede che è la moglie di Johnny Preston. Ha dovuto, come vi dicevo, inventarsi qualcosa di diverso, qualcosa che Shayna non si aspettava. Shayna è andata vicina anche lei, è stata brava, ha debuttato, ha fatto un bellissimo debutto, però lei come Ronda Rousey non hanno passato il main roster per adesso, hanno perso, vedremo, perché ricordiamoci che Ronda Rousey ha perso contro Evelyn l'occasione per il titolo a Elimination Chamber, ma vedremo più avanti cosa succederà. Che dire, da Alan The King Ripoli e Alessandro The Reaper è tutto, grazie per essere stato con noi nella Ribera Championship Wrestling. Dunque noi ci vediamo tra pochi giorni a WrestleMania. Ciao! Che succede? C'è Karen Cardiff! Si sta dirigendo nel ring! Ma Candy Slayer! L'anticipa! In questa Hurricane Rana! Oh my! Oh my Cardiff! Ancora! Karen Cardiff! Tributo al marito! Fireman Carry Spy Buster! Joseph Cardiff! La vostra figlia di Joseph Cardiff! Suo grande marito! Ancora! Ma god! Ma no, ma che scorrettezza, ma perché? Che disraria ha vinto contro Shayna Baszler in un match difficilissimo! Boston Crab! Ma è troppo alta! È più grossa di te, Candy! Oh! Man! Clothesline! Mamma mia! L'arbitro non fa niente! Che vergogna, ma chiama qualcuno per favore. Oh mio Dio, che cos'è questo? God! Karen Cardiff non si vedeva da molti mesi. No, col martello! Ma col martello, ma God! Ancora, stava suonando Candy Slayer! Oh my God! È impazzita, Mr. Stay Down! Mrs. Stay Down, scusate. What is this? Non sono martello, mio Dio! Karen Cardiff vuole lanciare un messaggio. Chiaro e tondo. No. Che fa con Karen Cardiff? Non la spia sulla barricata! Good God! Oh my God! Karen Cardiff qua ha lanciato un messaggio chiaro e tondo, vuole distruggere la carriera, vuole devastare e massacrare la povera Candice Wrestling. Oh man, no, cari gradoni, Candice ci prova, ci tenta, ma non va. Oh, what a kick. Ora Sandy Kick. Ma piove sul bagnato. Rincara la dose, Curry Cardiff. No! Crossline di Kedis. Che ci sta provando a reagire nonostante le botte prese. Slingshot leg drop. Candice di Viral, oh mio Dio! Oh, jumping leg breaker!
Candice dice: forza, mi hai attaccato, vuoi lanciare una sfida, io sono pronta. Oh, oh my god, oh my god, no. Ma questa è la mossa finale di Evelyn! Ma è una ladra! È una ladra! Ma non mi dire che l'ha mandata proprio Evelyn! Non ci credo! Cardinity! Butterfly Dream! Come la chiama lei? E poi arriverà la Stay Down! È così! Stay Down! Finisher Maneuver! Oh man! Candice Slayer è out, è fuori, è svenuta e non ce la fa più. Che brutte immagini, signore e signori. Mamma mia. È veramente tutto. Ciao! Pensavate che era finita così la puntata? Sì, quello era il main event, tutto il femminile, è stato spettacolare. Candice LeRae contro Shayna Baszler. Applausi per le women. Che vi parla il vostro general manager, che non è in arena, Capricorn fucking Matt Carty. Io sono The Eliminator, the World Heavyweight Champion, the Universal Champion. I am the best in the world. A Terry does. E io sono il migliore di tutto quello che faccio, sono il migliore general manager della storia, di tutti i secoli, dei secoli e degli anni. Vi devo dire una cosa, Big Dog Alex contro Bobby Lashley, lo volevo ringraziare come... lo volevo far arrivare adesso. Lo volevo come extra match, come match plus. Bobby Lashley contro Big Dog Alex, la carriera in gioco, chi perde è licenziato dalla Rivera Championship Wrestling, dalla RCW. Liberate The Wolf Dog, The Alpha Dog. L'uomo Wolf, l'uomo licantropo, Big Dog Alex contro Lashley. No! Signore e signori, siamo a Dallas, Texas. Non... cioè, era quello il main event. Sì, era quello, ma Capricorn ha detto che voleva, non voleva che questi due lottassero nella, nel, diciamo, nella card, perché li voleva in un match a parte. Match a parte, qua siamo sempre a Dallas, Texas, ma è una specie di... boh, non lo so neanche come definirlo, non capisco. Vuol dire proprio un extra show, tipo... sì, è un extra, questo match è un match extra, non chiamatelo main event, perché il main event è stato Shayna Baszler contro Candice LeRae. Eccolo qua, The Almighty Bobby Lashley, ritornato per dominare, eccolo qui. Contro Big Dog, si odiano, ricordiamo che sono 1-1, Lashley ha vinto il Elimination Chamber. Però Big Dog l'abbiamo visto rinato con Capricorn nella casa degli, vicino alla casa degli errori. Capricorn ha detto che Big Dog è completamente un'altra persona, adesso vedremo. Infatti ha detto che è un'altra persona, ha detto che chi perde è licenziato dalla RCW, se ne dovrà andare per sempre. Ma perché questa scelta? Perché sono due lottatori fenomenali, sono due lottatori fantastici, esplosivi, carismatici, intrattenitori. Perché? Perché farli andare via? Perché? Forse perché Capricorn ho avuto dei trascorsi con Bobby o semplicemente in amicizia con Biggio, non saprei dirlo. Ma in amicizia sto scusami, ci sono i bambini che guardano, ma rischia la carriera. Se Big Dog perde, Big Dog se ne deve andare. Se ne deve andare. Cioè, questa è la cosa più brutta, ma anche lei se perde se ne deve andare. Entrambi sono a rischio, sono a rischio. What the hell? Ma questo? Ma chi è? Siamo sicuri che questo sia Big Dog o è un fantoccio? No, dai, ha mandato un altro, ha mandato uno dei suoi spagnoli. Ma chi è? Ma non so, se è Big Dog. È Big Dog, sembra rinato, ma Capricorn in quella casa. Ma quella era casa sua o l'ha buttato nel lago della reincarnazione? Dove cavolo l'ha buttato, Cristo santo? Secondo me la seconda che hai detto, collega. Ecco, l'ho detto pure. Oddio! Ehi, tu non sei un Big Dog come me, dice la giacca, cavolo! Attenzione, una atomica! Incredibile! No, ma si è reincarnato, è rinato! Incredibile, hanno fatto un match strepitoso, collega.
veramente un extra card con i contropiocchi. Loro comunque hanno dato dei match molto spettacolari, sia Elimination Chamber che, sia che prima. Guarda, Big Dog pochi mesi fa ha avuto un incontro a New Japan, quindi vedremo come sarà ritornato, se è stanco. E contro chi, collega? Contro Okada, ne ha avuto uno contro Okada, uno contro Kenny Omega. Contro Cavolo! Contro Omega è stato di match. Contro invece Okada è stato il suo primo incontro contro Okada di quest'anno. Credibile, credibile cosa ci va a dire il mio collega. Non ne sapevo niente, ragazzi. Ma il mio collega è molto amico, l'ha intervistato a Big Dog, quindi sa. Sì, diciamo che abbiamo una certa confidenza. Comunque pensiamo si inizia, il match è partito, subito Dog, scambi, Dog, insulti. Ginocchiata vuota. Lese dice. Aia! Si casa Dog! Ginocchiata! God! Di Alpha Dog! Sia! Di Alpha Dog! Incredibile! Oh, un po' ancora. Coppi Zog. Lo prende? Dal coppino, sì. Trascina all'angolo. No, contromossa Bobby scende giù. Ora Bobby lo prende. Gutbuster Drop. Gutbuster Drop! Di Maga nel 2006. Mossa vintage di Bobby. Tanto viaggio a Big Dog. Di nuovo un'altra Gutbuster Drop. Ricordiamo quante ne ha subite Big Dog nel loro primo match. Un bel po'. Molte, troppe anche. Crossline. Lo vedo sul fianco di Big Dog in graffio. Sì, è vero. C'è un graffio, come mai? No, penso non mi dire che si è allenato con un lupo. Si è allenato con un lupo. Cioè, super kick! Sì, super kick! Lion Salt! Lion Salt! 2-2! Urlo di Big Dog! Attenzione! Nelson Suplex! Wow! Big Dog! I am! Quello che resterà in RCW, io resterò in RCW, I am the Alpha Dog. Attenzione. STO, Dan no. Tubelli, STO. Quindi dove esce? Sente le voci del lago della reincarnazione, le sente di nuovo. Cosa gli dicono di fare però? Le sente, è impazzito! È impazzito! Ma l'abito sta contando, però Big Dog rischia di essere licenziato, ragazzi. Chopper, ha sentito le voci, ha sentito le voci. Esatto, sta picchiando pure l'arbitro, basta! Di nuovo, i due si scambiano, boh. Fatti correre, esploso, Flax! Chissà che voci sente poi Big Dog. Infatti ancora legge però. Legge dice non me ne frega una mazza delle voci che senti. La voce che ti farò sentire è che ti prenderò a schiaffi, Crossline la butta fuori dal ring. Big Dog si galvanizza. Anche Leslie in questo caso. Cioè, lo gira! Vi frega! Di trigger imparato da Kenny Omega. One. Solo uno però. Solo uno. Lottando in New Japan ti cambia, queste sono le dichiarazioni di Big Dog, ti cambia per sempre, ti cambia la vita. Fatti ancora, che succede? Scambi belly to belly suplex, belly to belly suplex in vita perfettamente, subito lo carica per il vertical suplex con una mano a breve, vediamo. E poi Lashley vuole andare a chiudere, subito, di velocità, con la Spear. Rolling Spear. Vediamo se andrà a segno, c'è una Rolling Spear patentata. No. No, non va a segno, di pochissimo. Ancora Lashley. Fate capo sul martello deviato da Bobby. Ancora Lashley. Gutbuster.
Qua un pugnazzo diretto in volto. Peggio dice di tagliare la gola. Saltella. Dice rialzati su. Intanto comeback qua di Bobby, ancora crossline contro l'angolo. Sì. Addosso. E spear di Bobby Lashley in corsa. Spinebuster! Violentissima! Miglio qua si rialza però di nuovo un attimo. Ancora! Mio Dio, Bigdog si rialza! Bigdog si rialza! Mio Dio! Comeback anche per lui! Spirito guerriero del Wolf Alpha Maldogo! E impazzisce, tira il pugno a terra! Chiama Bobby Lashley! Lo gira! Lo gira! Com'è? German suplex, però non ha finito, non ha finito. Rebecca! Da parte del Big Dog. What? What? E come? Solo uno? Eh sì, l'hai imparata in New Japan Pro Wrestling. Too sweet! Too sweet! Too per sweet. La licenza di Capricorn. E per Capricorn. Oh. No, come Lashley non ci sta. Intanto qua in una serie di scambi, un back elbow. Si è girato, lo rigira. Così. Reverse twist of dog! Reverse twist of dog! Tenta lo schienamento. Uno, due, solo due. Niente. Il match continua, questo è stramatch, questo match plus continua ancora. Serviamo trap strikes. Serie di back elbow. Cosa fa qua? Big Dog rischia tutto. Non gli taglia alzarsi. No, gli taglia la gola. Dice io gli taglio la gola. Frog Splash! Five Star Dog Splash! One. Uno. Two. Niente. Due. Ancora. Big Dog Alex. Redenzione per lui. È 1-1. Sta rischiando troppo però. Questa sera rischia la carriera. Cosa fa qua? Lo appoggia alla terza corda e lo riempie di giocata. Arbitro richiama la mossa irregolare. Arbitro! Oh! Arbitro! Non è irregolare fallo slam! Mamma mia, poi un fallaway slam! E lui dice I kill you! Ululando glielo dice. È impazzito. Il pubblico si divide, c'è chi ti fa per Bobby Legend, c'è chi ti fa per Big Dog Alex, dice ah! Ti taglia la gola, I kill you, motherfucker! Ripcordi! Trigger! No, ma... Mi devo dire come? Come? Mi trovo, non voglio rischiare la mia carriera. Come? Era tre, era tre. No, no, dice no, 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 no. Qua Vindo che sbaglia tutto. Dice Bobby che è finito! Bobby Lashley con una spara suplex! Con una spara suplex! Incredibile qua, Bigdog a terra. Di nuovo, stomp to the neck. Sì, infatti, stomp to the chest adesso. Ancora. Lashley trascina Bigdog Alex al centro del ring. Che fa qui? Che fa qui? Lo mira, lo tenta. Lo mira, lo tenta. BFT! My God! Ginocchiato sui discus close, 1-2. Non va. Oh my god! Testeta! Questo ha fatto abbastanza male. Fagli un back elbow, non è andato a segno. Infatti. Lancia contro l'angolo. Infatti, no, 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 ripost! No, lo prende dalla gola. Qua lo prende dalla gola. Che fa qui? Pendolo! Backbreaker! Non ha finito. Una seconda! Due backbreaker. No, lo prende subito! Zavinenor! Dominato da parte di Almighty. E non ha finito! E non ha finito! Running! Power slam! La carriera di Big Dog è al cimitero! 1-2! No, non va! Incredibile! È incredibile!
sulla schiena del povero Kid. Sulla schiena. Che fa? No, lo prende per il culo, dice, ecco, è questo il tuo strong style? È questo? Ah! E Lashley urla, urla, si incazza. Big Daddy dice, oh, come ti permetti di insultare le mie origini? Io vengo da là, chop, poi ancora punch, e poi ancora vertigo! Simile a quello di Ricochet. Mamma mia. Poi lo riprende ancora, lo trascina. Al centro del ring e gli dice, zitti, questo è lo strong style, swinging doggo, simile al drift, diciamo all'ultima nota, cioè diciamo più o meno swinging neck breaker. Ancora Arjip drop down ducking. Ora power slam, Bobby Lashley shoulder block. Sì, una crossline. Un'altra rolling spear, non so che questa andrà a segno. Vediamo se la rolling spear a segno è finita. È solo uno! E Bobby Lashley si dispera. Bobby Lashley si dispera. Ragazzi, sono carico. Gutbuster drop. Ancora, ci provo, ci tenta. Super kick! E poi strategia che giama il suplex. One, two. Non va. Ah, lo spirito del lupo. Che fa qui? Un arbar? No! Un leg arbar! Che fa qui? Leg si sposta! Che fa qui? Nuovo stalling! Ancora lo stalling suplex di Lashley! Mamma mia, che incontro fisico anche questo! Il terzo, il the best, la parte finale, la parte più bella, la bella! No. Quello che volete un po' voi, se lo carica ancora. Dominator! A me è male in cuore, dico che qua è finita per vincere. Infatti, addirittura gli prende... Sleeper hold. Però Big Dog non ci sta. Non ci sta Big Dog. Luster Pants! Qua Big Dog ha perso il numero della ragione. Infatti ancora zittisce i fan, zittisce l'arena! Swinging neckbreaker. Un'altra swinging neckbreaker. E poi ground and pound. Vuole punire. Big Dog vuole punire Bobby Lashley per quello che gli ha fatto. Per come l'ha attaccato, per come si è proposto nel backstage, in tutte le circostanze. Lo gira. No. Che cosa tenta? No. Cosa tentava? Io no. Sono uscito magnificamente qua. Infatti! German suplex! Infatti! Ancora Lashley! Un'altra! Rolling Spear! Due! Niente, solo due! Non ci credo, cosa deve fare qui Lashley per chiudere? Cosa deve fare Lashley per chiudere? Full Nelson Slam! Che botta! Ancora, andiamo! La trench power bomb! Deathlift power! Ancora! La Big Dog in difficoltà! Big Dog sì, ancora un pugno! No, Big Dog si libera! Super kick. Lo parano! Super kick! La seconda volta va meglio. Dice alzati tu! Ne. Lui kick che va completamente a vuoto. High sweep da parte di Bobby. Sì, arm trap, neck breaker. Core il BFT. Sì. La Big Dog sta subendo, non riesce a uscire da questa galleria oscura.
Eh sì, momento basso per lui, fan, non riesco neanche a parlare. Divi mi drop. Incredibile, che drop, spettacolare. Big Dog si tocca il petto. Body splash. Stiamo vedendo un massacro. Sì, attualmente sì. Infatti, proprio dice, ah, è questo il vostro campione! E questo è il vostro champa? Ah? Ancora lo sta il suplex, ancora. Lo sta massacrando i ragazzi, eh. Comunque si sono, loro si sono massacrati. Ma Bobby sta avendo la meglio. Bobby rimane in SW. Dog licenziato per sempre. Non capisco sta scelta. Di questo che parlavo. Ma perché l'hai fatto, Capricorn? Perché? Rischiare la vita, diciamo, di un tuo amico, credo. Perché comunque si conoscono. Dominator, ferito. Conti. Vai. Ciù. What? Incredibile. Middle stealing the match. Bobby Lashley sta perdendo le staff. Bobby Lashley sta perdendo le staff. Fa no, 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 non va, guarda. Oh my god! La schiena. L'ha colpito! Ma l'arbitro non ha detto niente! Non ha detto niente! No, 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 no! Che botta. Che botta. L'arbitro non ha detto niente! Cosa fa? Cosa fa? Non ci sta qua il video. No! No, lo gira! Non ci credo! Ah! One Winged Angel! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2! Oh my god! 2, 7, 8! Non ci credo! 2.7! 2.7! Il grado d'acciaio è molto alto a vuoto! No, che cazzo! Che cazzo fa Leslie? Una splash verso la faccia di Big Dog. Sì, infatti, German Suplex. Si accascia le corde Big Dog, riuscì a rialzarsi, ma... Ancora, ancora Big Dog riprova il tutto per tutto. Tu! Dice tu, no. Double Xander. Ancora. No, addirittura Torture Rack Breaker! Dai! No! Bobby Lashley ha fatto di tutto, ragazzi! Ha fatto di tutto veramente. Qua Big Dog lo vedo molto molto in difficoltà. Ci prova Lashley. Assistiamo al massacro. Ci prova Lashley. E fa qui. No, no, lo ammazzi! No, sul trono! Ancora! Rabbit Powerbomb. Lift up Powerbomb. That's it. Cosa fa Lashley? Big Dog si rialza! Lashley va fuori, si distrae, sbaglia, Kill Shatter! Incredibile questa mossa, big, infatti, infatti, una clean brainbuster. Ah, Big Dog si King Konga, lo mira, lo spara, dice, è finita, it's about time, bitch. Aspetta al varco Bobby. Sì, Bobby è in una brutta posizione. Ripcordami, ripcordami. Dice chi è il Alpha Dog? Qui sono io, l'RCW. No, no, Lashley rush alle sweep. E adesso Big si prende la ennesima styling suplex della serata. Infatti è finita, mi sa, ragazzi miei, è davvero finita. Come guardiamo lo sguardo spento di Big Dog nel nulla. E infatti che fa qui Lashley? Che fa qui Lashley? Mamma mia, stanno combattendo per una cosa importante, per rimanere in RCW, per avere un contratto! Big Dog, oddio! Si è lanciato Big Dog, ma ha fatto... Ah, vabbè,
Ha reso fine alla sua carriera così. No, Dominator sul tavolo, no. Dominator sul tavolo, no! È finita. È finita, deve solo trascinarlo e portarlo al centro del ring. Vedete. Big Dog è fuori, è licenziato, è fired. E voi assistete per la prima volta alla fine del Big Dog dopo di 15 anni. No! Big Dog dice di no! Lesnar dice che ha vinto! Lesnar è convinto di aver vinto! Lesnar che cazzo fa? Colpisce l'arbitro! Cosa fa l'arbitro? Anzi, cosa fa Bobby? Tomahawk drop! Wow! Cerca di volare! Ancora! Però! Super kick di Big Dog! Qua Big Dog! Lo vuole uccidere! Torture Rack! Tortura violenta! E lo lascia via come una spazzatura, come un sacco della spazzatura! Si asciuga il sudore dei capelli e dice: it's over, I win this match. Vediamo se Big Dog riesce a commettere. Come on. Mamma mia, Big Dog è ancora vivo, dopo tutto quello che ha subito è ancora vivo, è veramente un guerriero, è veramente un dog. Mamma mia, incredibile, però non riesce a connetterla ancora. L'ha connessa solo una volta. Incredibile. Infatti. Questa sera. Bobby con la tortura backbreaker. Infatti ancora. L'ennesima Rolling Spear. Rolling Spear. Roll Pinfall. La fine del Big Dog è lì. Cosa vuol dire? No, è possibile. Mi sembra di vivere Okada contro Cagnonego. Sì, è incredibile. Quindi si stanno battagliando come se non ci fossero domani. Sì, Big Dog non vuole tirarsi indietro per nessun motivo al mondo. Piuttosto vuole rischiare la sua carriera. Vediamo che cosa fa. Ma lui poteva anche rifiutare la sfida, invece ha deciso di rischiare. Infatti, poteva rifiutare questa sfida. Cosa l'inutile dell'inutile che fa qui. No, no, no. Super Gatman Suplex. Oh mamma mia! Wow! Adesso che fa? Springboard Frog Splash! Pinfall! One, two. Niente. Però Big Dog si galvanizza, si esalta. Meteora! Schivata da il Turbo Almighty, crossline al volo, incredibile. Wow, che crossline. Wow. Ancora. Di nuovo un elbow, un altro pugno, un altro pugno ancora. Un altro pugno ancora da parte di Almighty. E vedete, adesso basta. E adesso basta. Nella chop. Una chop. Un'altra chop. Un back. Un'altra chop! Però Bobby è furbo e non è nato ieri. Infatti. Ancora. Che fa Ledger? Fuori di testa, un altro tavolo. Sì, ma Big Dog si è rialzato, non è lì fermo. Che fa? Oh! Che fa? Serie di V-Trigger! Una serie di V-Trigger! Mi ha rotto la testa. Big Dog ha vinto. No, invece no, ci ripenso. Qua è tutto distrutto. I nostri colleghi americani. Abbiamo perso un tavolo che era quello dei colleghi messicani. Cavolo, incredibile. No, oh, ancora sul tavolo. No, non farlo, Dolph. Dai. No, non lo fare, dai. Io non so che manovra farà, non lo so. Saremo a vedere. No, che fai? Levate il flatliner sul tavolo! Oh shit! Sono tutti e due a terra. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Qua non si parla più, qua si va ai fatti, ai fatti. Dog ha vinto. Ancora!
è dentro, Lashley dentro, Lashley dentro. Clean strike non assegno e swinging gut buster. Incredibile. Mamma mia ragazzi, incredibile. Con Lashley. Un'altra. Ma quante gliene ha fatte? Standing fucking Supax. Dio Almighty, che prova Dio Almighty. Big Dog Alex, voglio l'hashtag da voi. Big Dog Alex, The Almighty, Career on the Line. Ma cos'è la bomba che non va a segno? Big Dog lì è un agguato, come un lupo. Cos'è? Che fa? Oh, che leda! Incredibile, qua il commentatore si esalta. Infatti, mi sto esaltando, è incredibile. Qua tenterà un volo da terza seconda. Diving for dropkick. Wow. È finita. È finita il secondo. Come on. Questo è il mio. È la mia shot più forte. È il mio colpo più forte. E si gasa. Sti King Kong. Guardatelo. Lo gira. Sente le voci. Sente le voci che le dicono del lago della reincarnazione. Che l'hanno fatto rinascere. L'hanno fatto diventare il guerriero più forte del mondo. The Alpha Dog. Discus Crossline, eh sì, cosa dico? Rybacker! Sono un po' in ritardo. Se lo carica. No, no, Lashley non ci sta. Mi sono salvato la vita così, Lashley. Infatti, Lashley. Godbuster drop. Poi ancora no. Abbiamo fatto le trascine al centro del ring, però la dominiamo. Vediamo se la Dominator Running Power Slam. E poi ancora Dominator. È finita. Ah, zero. Conto di zero. Ma stiamo assistendo a un match di wrestling o di Jiren contro Goku, non so. No, infatti, ma cosa stiamo assistendo? A Thanos contro Iron Man? Che cos'è? Oddio! Big Dog! Big Dog dice bring it! Bring it! Dammene ancora! Come on! I'm fucking ready, motherfucker! I'm fucking ready! I'm fucking ready, figlio di... Big Dog non capisce più niente. Cioè Bobby Lashley non capisce più niente. È stannato, è scioccato. Ha usato i poteri, l'ha paralizzato. Uno, due. Ah, Bobby Lashley esce all'ultimo. Oh my god. Ha perso veramente tutto. Ha perso tutto qua Big Dog. Infatti, poteva tutto. Chiudere. Ma ancora ginocchiata. Ancora Big Dog, sbatti più di per terra, come dire, oh my god. Mi fa qui un rebound suplex, lui è il maestro dei suplexes. Le trascina al centro del ring, vediamo cosa vorrà tentare per mettere KO di Almighty. Andiamo qui. Dogef! Dogef! Deve cedere, deve cedere, deve cedere, e lo fa! Bobby Lashley licenziato! Bobby Lashley licenziato! Che manovra, una crossface che ha bloccato il collo di Almighty! E il licenziamento immediato. Big Dog still in RCW! Incredibile, non mi aspettavo questo finale di Amaro, Amaro, i fan di Lashley stanno lasciando il business, stanno lasciando le bottigliette, i pomodori, sono incazzatissimi, se ne stanno andando. È una vergogna, uno schifo. Veramente ragazzi. Mamma mia, veramente. Capricorn è furioso, no, non lo so, sembra furioso ma ride, vabbè, è psicopatico. Comunque grazie per essere stati con noi in questo match plus, in questo extra match, è stato favoloso, veramente. Ma adesso quale sarà il futuro di Bobby Lashley e quale sarà il futuro di Big Dog Alex in questo momento? Vedremo. Saremo a vedere che capi con il serbo per Big Dog, soprattutto per Lashley, se veramente lo licenzierà. Infatti. E allora, dato che siamo veramente agli sgoccioli, mancano veramente solo 24 ore
anzi 48 ore resta meno, ormai due giorni, pochi giorni, è il momento dei saluti da Alan Cerley, The King. E Ale The Reaper. È tutto, alla prossima! Ecco la rivelazione Fusion Wrestling, ricordate che non finirà mai. Ciao! Forgive me, but we can't hear you. Moron. Tonight I will kill all of you. I will kill all of you! Yes, well, as you can see, my country is do something is about it! This is of the mind. Existing kill me. Somewhere in the deep kill me! Seems to be locked, sir.